Eccoci, ci siamo? Eccoci qui! Ci sentite? Dateci un feedback, come ci sentite? Ci sentite bene tutti quanti? Ci siamo? Già si stavano preoccupando, leggo in chat, qualcuno guardi le storie di Rosa e Riccardo per capire se hanno cambiato orario. Io sento un ritorno, sai? Tuo? Adesso è finito, niente, sono stupida io, avevo un link aperto tipo del tuo canale, sai, quindi sentivo me stessa mentre Boh, può parlavo. darsi. Più che altro che stavo tenendo anche le cuffie un po' alte, le casse un po' alte, cuffie. Tutto bene ragazzi, e voi? State bene in chat? Che bello rivederci un giorno dopo l'altro, è da giovedì che siamo in live. Visto, ne avete fatte Madonna, tantissime, raga, ma non siete distrutti. giorni live, non ci si ferma mai. Non riusciamo a smettere perché anche per noi a Sbinotella è un po' un'ossessione, quindi Sì, effettivamente ho visto che è stata proprio l'inizio di qualcosa. Eh sì, sì. anche secondo me è l'inizio di un grande cambiamento, un punto di svolta anche di carriera, di legame col pubblico. Ci hanno chiesto di tante fiere, ci hanno fatto tante proposte già per fare meet and greet, conoscere le persone che hanno amato il nostro lavoro, ma anche e soprattutto la serie che è bella di per sé, e quindi sono molto felice. In effetti non riesco mai ad aprire Instagram senza essere completamente intasata di messaggi, disegni, richieste, eccetera, e mi fa Sì, molto ridere, è una cosa molto scusate, bella. me l'hai ricordato, grazie. Che Sal, mio fratello, quando ha saputo che avevi fatto questa live, era talmente emozionato. Lui è un artista e mi ha fatto questo che adesso io appenderò qui dietro. Bellissimo! E tra l'altro, questo è anche un regalo che voleva fare a voi. Quindi mi prendo i diritti. Magari! Se mi dispiace, Io vi mando la lo copia cerchiamo digitale pure, io su Instagram. me lo Certo. appendo. Pure io me lo voglio appendere, è bellissimo! Senti, Ok, sono. ma dato che facciamo live da tanti giorni, mi è venuta un'idea, posso proporre? Vai. Ti posso fare una domanda io? Possiamo iniziare con una domanda al contrario? Sì. Allora, dato che comunque, nel senso, io mi ricordo proprio che tra i primi video che abbiamo visto io e Rossa che parlavano del doppiaggio c'era il tuo, si era creata questa cosa molto carina, comunque per la quale noi eravamo contenti che ci fosse qualcuno che ancora prima che il prodotto uscisse fosse interessato a parlare proprio del doppiaggio. Poi col tempo è diventato un argomento abbastanza discusso su internet, ma tu sei stato proprio uno dei primi a farci quasi, cioè ci hai fatto proprio un video a proposito. E ti volevo chiedere, come sono cambiate le tue opinioni da prima a dopo? Che cosa ti aspettavi, che cosa no? Sono curioso e magari Allora, comincia anche la conversazione i questa. miei piccoli dubbi che avevo all'inizio, che ho espresso in quel video, puff, sparito, ormai Yes! siete tutti perfetti. Al massimo c'è stato qualche personaggio che, mia opinione personale, non mi interessava magari già da prima, e quindi, Certo, nonostante sia sono doppiato benissimo, è semplicemente il personaggio che non mi interessa granché, però a livello di doppiaggio, cioè siamo a livelli. d'accordo. Che bello. In chat chiedevano proprio che cosa pensiamo noi di King Flamingo. Io stessa ho scritto sotto il suo video per dirgli appunto se vuoi collaboriamo, facciamo qualcosa. Grazie di aver fatto questo video. Spero che guardando il doppiaggio magari i tuoi dubbi si dissiperanno. Quindi sono molto felice che sia andata così e che siamo riusciti anche a organizzarci per parlarne insieme, perché parlare tra persone che veramente sono talmente appassionate da fare contenuti al Ciao riguardo, spendere. ragazzi, stasera siamo in Scusatemi, sto ricondividendo la storia. E per le persone che sono appassionate, che spendono tempo e energie per fare video, per me è una. Cioè, mi genera molta stima, quindi io adoro King Flamingo, mi piace come espone le cose. E anche per questo ho deciso di chiedergli di fare questa live, perché alla fine sono proprio venuta io da te e mi ha fatto E tu molto non hai idea di che piacere. cosa è successo quel giorno? Oh no! Cosa è successo? Allora, racconto la storia perché è una breve storia, ma è divertente. Quando lei ha scritto su YouTube, io, scusate che è arrivata Ilaria, la unisco al banco. Beh, È arrivata Ilaria. facciamola entrare, la nostra superstar! Ma ciao! Non ti sentiamo, Ila. Ciao!
Aspetta, eh. Wait a minute. Wait di qualcosa, a minute. Di qualcosa, di ciao? No. Forse le cuffie non hanno il microfono? Puoi andare su impostazioni e su audio e definire che dove... che cosa, qual è il tuo microfono, se quello del computer o quello, esatto, delle cuffie. Vai su audio, c'è, cioè mic. Scusate, sì, ragazzi, che giustamente non siamo tutti iper avvezzi alle live, al contrario di noi Ilaria ha passato gli ultime due settimane. No, ma ci mancherebbe. Sentite? Sì, adesso sì. Sì, adesso ti sentiamo. Bene, bene, ok. Eccola. E poi il fatto che sto col Mac... Già ogni volta che entro mi dice devi usare Google Chrome, quindi entro da lì, poi metto le cuffie, se metto le cuffie non mi sento, se non metto le cuffie poi... vabbè, eccomi. Ciao, più bello, ciao! Che bello averti con noi in live. Grazie, tra altrettanto. Tra l'altro, piccola premessa. Dovete sapere che uno degli argomenti caldi sul mio canale, perché io sono un appassionato e ci faccio i riassunti comici, sono le Winx. Quindi, quando ho detto che ci sarebbe stata Ilaria in live, beh, diciamo che se vedete la chat particolarmente scatenata sapete perché. Beh, giustamente, cavolo, ma Ilaria è un mito vivente, cavolo. Ha dato voce a dei ruoli. Cioè, io penso che anche solo per Katara e Flora nell'animazione... ha veramente spopolato in ben due fandom potentissimi che su internet veramente hanno una potenza inaudita e poi vabbè, lo sai la che cosa penso di te, per me sei una fonte di ispirazione sempre. Lo sai che è reciproco, io e Rossa, se leggete le nostre chat è amore, basta, la nostra storia. C'è solo amore. E poi, insomma, in questo nuovo ruolo che è decisamente poco per bambini, di zia Rosy, come la chiamo io ormai, cioè io so quanto ti sei divertita, ragazzi, non potete immaginare le risate, è stato bellissimo. Raccontaci, dai, di com'è stato per te. Allora, per me innanzitutto è stato proprio bellissimo partecipare a questo prodotto, perché ne sentivo parlare da tantissimo, da Riccardo... era tutto, insomma, diciamo, sapevo un po' che arrivava questo prodotto qui e quindi all'inizio non pensavo che avrei partecipato, fino a che è uscito fuori questo personaggio e mi hanno chiamata, quindi ero già esaltata, ero già felice, non sapevo neanche bene di cosa parlava, però già sapevo che mi sarei divertita. Però questa serie a me è piaciuta veramente tanto, cioè io ormai sento solo la colonna sonora di Hazbin Hotel. Siamo Rossa tutti lo sa perché io tutti, guarda, siamo infatti, io penso che ti manda veramente in fissa, perché a parte che è bella la storia, perché è una storia che a me mi emoziona, cioè secondo me è una storia anche per bambini, e diciamo che la forma scelta non è per bambini, però è una, esatto, storia che può essere per bambini, teenager, adulti, anziani, alieni. Cioè, è una serie che è per tutti, perché, voglio dire, insomma, tutti i temi di cui parla sono assolutamente universali. Sì, sì, è vero. E secondo me è proprio bella perché rompe qualunque schema di perbenismo, secondo me è una serie molto intelligente che manda... Vabbè, io poi non lo so, forse sarò dietrista io, però ci vedo tantissimi messaggi. Anch'io. E mi piacciono tantissimo, cioè anche proprio questa idea che io poi ho vissuto sin da piccolino, ho sempre notato questo fatto che comunque poi a un certo punto i buoni si confondono il loro ruolo con il loro stile di vita e quindi a un certo punto diventano, abusano come l'essere umano, perché poi noi abusiamo di tutto, quindi come una persona che inizia a drogarsi o a bere abusa, poi si può abusare, secondo me si può diventare dipendenti anche di buonismo e abusarne, quindi all'improvviso diventi cattivo perché ti senti talmente buono che ti senti nel diritto di fare qualunque cosa. Esattamente. Entrando nei luoghi comuni del bene e del male, che poi dovremmo perfino uscirne, insomma, però secondo me è proprio questa la chiave bella, che poi a un certo punto un essere che dice un sacco magari di parolacce, volgarità e fa di tutto,
ti viene inevitabilmente di classificarlo come un essere cattivo, ma in realtà poi non è così, quindi siamo tutti un po' schiavi di alcuni luoghi comuni che questa serie secondo me sfalda completamente. Lo stesso personaggio di Rosy secondo me è simbolo di questa cosa, no? Cioè che lei è un cannibale, eppure è così sì. cortese, così morbida, così... Con una classe, sì, sì. Che secondo me poi lei ha dei volti... Questa amicizia con Alastor non mi convince. No, infatti secondo me Rosy non ce la racconta giusta. Però insomma, no. Poi ogni personaggio però ha comunque... Cioè nessuno, è proprio questo secondo me il punto focale della serie, nessun personaggio è bianco o nero, che è il contrario di quello che dice l'antagonista, no? Adamo dice esatto. tutto bianco e nero. È tutto bianco e nero. Invece Rosy, che è un personaggio, secondo me, questa è la mia lettura, non so niente, però secondo me è un personaggio che si rivelerà negativo, cioè un personaggio che secondo me si rivelerà un villain o qualcosa del genere, eppure nel modo in cui lei si approccia a Charlie e gli dà dei consigli, lei ha dei momenti quasi materni, e sono dei momenti da buona, e sono sinceri, non è che... Cioè nel senso, lei aiuta sinceramente Charlie e le fa anche sbloccare delle cose, no? Ha un momento proprio da buona, perché tutti vogliamo... fare del bene alla fine, in fondo, no? Ci piacerebbe, abbiamo questo sentimento. Poi ci abbandoniamo anche magari ad atti più egoistici, più malvagi, insomma. Basta usare questa parola, insomma, un po' esagerato. In cui parla con Charlie e cerca di chiarire quello che era successo con Buggy, secondo me è proprio magistrale come scena. Ma poi anche nel canto sei stata bravissima. Infatti è uno dei commenti che ho ricevuto, mi hanno proprio scritto... Ilaria, ditele che ha fatto degli acuti da paura. Ma vero? Allora, voglio raccontare un aneddoto. Quando io ho saputo che anche, so come chiama, Ilaria. Mia madre. Ma chiama la madre? Mi chiamo Ilaria. Ilaria. Riccardo, ma, giusto? Quando ho scoperto che anche Ilaria avrebbe fatto Azbin, e avrebbe cantato, io conoscendola ho detto ah che bello, cioè nel senso ero contentissimo, sono il fan numero uno, capirai, ovviamente sono leggermente di parte, e peraltro tu ovviamente non lo sai, ma io in altre live ho tessuto le tue lodi perché dicevo tantissimo. Che secondo me hai fatto meglio, cioè vabbè non mi voglio spingere tantissimo, però per me hai fatto meglio dell'originale, per il mio gusto mi piaceva più dell'attrice originale e, cioè l'ho trovata un'interpretazione interessante, se posso, con tanto che lei io la amo, è un'attrice di Broadway pazzesca, è bravissima. Ma infatti ti posso dire, stanno pure dicendo in chat, quando canti, no, quel che fascino ha e che volontà. Oppure tutti stanno in fissa con stavolta il paradiso perderà, mi ricordo. Perderà. Quella, la frase che l'ha fatta sgamare nel trailer, se non sbaglio. È vero, esatto. È vero. Tutti hanno capito che era lei. E esatto. Quando io ho saputo che lei l'avrebbe fatto questa cosa, la mia unica preoccupazione è dire vabbè, ma speriamo che riesca a cantare le canzoni, perché le avevo sentite e avevo sentito quanto fossero difficili. E Ilaria sa cantare, ma io sapevo toste. Che cioè, sapevo che erano toste. E invece, quando poi ho sentito a casa, ho detto: vabbè, dai, fammi sentire un pochino queste note, te le faccio. Io non ci arrivo bene, sono alto. Però insomma vediamo un po' come le prendi, e lei io sconvolta e poi così mamma va bene sì. Ricky, che dici? Cioè io poi sono arrivata in sala canto, c'era Rossa con Gabriele, io tipo bambina, capito? Allora che facciamo? Scusatemi, sono un momento, lei... che è arrivata Valentina. Oh ecco che bello. Aggiungo al palco anche Valentina, scusatemi. Wow, sì. Ragazzi, abbiamo un allora, loot. Che bello. Ciao, ragazzi, ciao a tutti, ciao. Ciao tesoro, grazie di essere qui all'ultimo, che ci siamo organizzati così. Allora. Benvenuta, che piacere averti qui con noi. Sì, grazie, piacere mio, sì. Ho una luce divina, per restare in tema, che mi illumina. Ti sei messa il rossetto per me, Valentina? Per te. Poi esatto. Racconteremo il nostro aneddoto. Ma perché in fondo? Mi avete incuriosito non poco.
lo dovete raccontare adesso. Sì, posso, Vale? Certo. No, lo raccontiamo. Va bene, dai, finiamo questo paragrafo del canto. Scusate. Stiamo raccontando del canto, che io sono arrivata lì e ho scoperto, perché a me già mi avevano dato insomma, mi avevano fatto sentire com'era la canzone con delle note alte, ma quando sono arrivata lì ho scoperto che erano ancora più alte. E Rossa mi ha detto: "No, ma tu non sei quella. Tu sei quella." Io, eh? Tu sei quella. Sì, c'è un pezzo nel coro di nel coro di come si chiama quella canzone? Pronta. Siamo pronti, siamo che pronti. È la prima volta che io sono quella più acuta, sì. E questa. E io mi giro verso Rossa. Eh? Sì, no, è quello io. E lei, no, ma facciamo un tentativo, poi nel caso vediamo. Invece mi hanno messo così a mio agio che, capito, io l'ho fatta, poi si girano. Brava, l'ho presa. Perché era veramente acutissimo. Ma tra l'altro alcune le hai fatte proprio buone la prima, quindi è stato incredibile. Sì, è vero, proprio sì. Sì. Bellissimo, quindi insomma. Vale, che bello che abbiamo anche te stasera per parlare di Asbin, che abbiamo una cattiva tra di noi, forse la più cattiva. Tra gli angeli, che bello, mamma mia. In questa live c'è mia madre e la mia ragazza. È vero, non si saprà mai chi è la sua ragazza. È vero. C'è anche una diatriba. Anche questo è un aneddoto interessante. La mia ragazza tra Rossa o Valentina, e quindi io l'ho buttata lì. Chissà chi è, quindi a quel paese che tu ancora non lo vuoi dire. Beh, devo dire che io tifo molto per te, cioè per te e Rossa, quindi capirai. Intanto l'altro giorno mi hai fatto una storia in cui hai espresso il tuo amore, in cui hai vero? Ti sei dichiarata, quindi adesso non tirarti indietro, che non mi far fare la vero? Figura dell'idiota. L'ho fatto. Ah, ma tanto hai risaputo, lo sanno tutti, Valentina, i gossip parlano. Everybody knows. Senti, Vale, e com'è stato per te doppiare un personaggio così? Scusami, Mario, che ti rubo il ruolo di... No, tranquillo. Allora, io adesso sto capendo come mai Enrico le altre volte è rimasto in silenzio ad ammirarvi. Perché veramente... fare qualcosa per questa luce, però, perché... Ma no, stai benissimo, sembri illuminata dagli angeli serafini, non ti preoccupare. Esattamente, è un po' too much, direi. Vabbè, tanto non toccare di chi toppi. Sto così. Cosa, Ricky? Scrivono nei commenti, hanno il dubbio di chi doppi tu, Valentina. Loot. No. Ma perché? Dove si leggono i commenti? I commenti se qui. Guardi sulla destra del tuo schermo, sì. Vedi chat privato e commenti. Su commenti vedi scorrere i commenti dei fan. Ah, devo cliccare qui. E niente, volevo sapere come ti sei trovata a doppiare un personaggio così diverso magari dal solito, perché io so che tu fai benissimo le femme fatale, fai benissimo le principesse e le regine, fai benissimo un po' le stronzette fiche, però una così cattiva, io ero molto curiosa di sentirti su di lei. Mamma mia, sì, grazie intanto per avermici pensata, ovviamente a Oreste, Rossa, tutto il team. Ovviamente, come la cosa più ovvia da dire, è che come sempre è più divertente doppiare le cose diverse da te. E l'elenco di personaggi che hai elencato prima sono tutti diversi da me, ma tutti in qualche modo parte di me, quindi magari la femme fatale, oppure la principessa, oppure la leader, ma nessuno di noi può mai permettersi di essere solo e unicamente una di queste cose. E la cattiva, proprio per antonomasia, cattiva appunto proprio da non avere nemmeno un minimo di filtro in alcun modo di pietà, di umanità, giustamente, non mi era mai successo, e è stato divertente. Poi comunque ha anche delle note molto comiche, comunque la spalla di Adamo, di conseguenza deve avere qualcosa di bellissimo, ma anche perché io mi sono affacciata ad Asbin completamente vergine di questo mondo, quindi non avevo idea di cosa sarei andata a trovare. Poi capirai, quindi... adesso probabilmente avrai un ruolo importantissimo. Già, visto il finale. Ah, si può parlare, sì, certo, è già andato tutto. Sì, ormai niente spoiler, giusto? Non lo so, che cosa vogliamo fare, Flamingo? Prego. No, dico spoiler. Possiamo farlo. Spoiler, se potete farlo ormai.
chi l'ha vista, chi non l'ha vista, cavoli suoi, io dico, perché ormai è uscita. Che non ci vale? Prima di questa live, dopo i 1000 avvertimenti che ho fatto. Esatto, c'è qualcuno che ha scritto ma Varnet, vedi, Valentina non era anche Garnet, e faccio, beh, allora qua c'è il famoso tu eri Steven Universe. Vabbè, io e, Vale, sì, e questo spiega già il meme che sta imperversando dappertutto sulla canzone, il pezzo della canzone là. Ma di che cosa? Sì, che mettono Garnet e poi la faccia triste di Steven alla fine. C'è Garnet che canta cioè hanno fatto il meme di Garnet che canta quella canzone riferendosi a Steven. Perché è doppiato da Riccardo, e quindi hanno fatto. Io sono Steven, tu sei Garnet, capito? Mamma mia, no, poverino, non l'avrebbe mai trattato così. Questo era ovvio. Ma è pieno, di questi meme, è pieno di meme di Gabriele Patriarca. Che canta come Adamo. Sì, che è Bibi di Teen Titans. Anche mamma. Esattamente, meme su meme di quel tipo. Sì, infatti. Mamma mia. Bello. E ragazzi, in chat ci abbiamo qualche domanda? Mario? Come Riccardo King. Ciao, Lady. Scusate, saluto la mia amica. Non ti preoccupare, comunque è iniziato da una ventina di minuti, non di più. Absolutely. Allora, se posso partire con una domandina che avevo. Vai. Allora, io ho visto tantissimi vostri doppiaggi, quindi so che lo fate sempre con tantissima passione. In questo caso specifico, però, ho percepito anche dell'altro, anche dal modo in cui avete reagito sui social, eccetera. Quindi la mia domanda è, quanti di voi erano già fan della serie prima ancora che arrivassi in Italia e che vi venisse affidato il ruolo? Chi è che non la conosceva? Beh, lo davo per scontato, Rosa. Io guarda, non mi definisco un fan della prima ora perché non ero proprio appassionato, però la conoscevo molto bene, peraltro, cioè avevo visto proprio il pilot e avevo molto presente il personaggio di Angel, avevo visto anche addirittura i fan dub, comunque cioè il concetto ce l'avevo ben presente, alla fine però l'avevo lasciato là, cioè l'avevo visto una volta e poi me l'ero scordato un po'. E ne avevo sentito continuare a parlare i miei amici e quando forse con Rossa era uscita qualche volta anche l'argomento, addirittura, e quando Rossa mi ha detto che avremmo doppiato questa cosa, lei vabbè, lei invece è una fan della prima ora, una stra fan. Secondo me lei è Vivian, cioè adesso si toglie la maschera. Esatto, beh, quasi. Ma magari. Lei aveva scritto a Vivian. Sì, 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 nel 2019. Guarda, ti devo dire la verità, io mi sono appassionato a Dubsbin quando dal momento in cui Rossa mi ha detto guarda, cioè nel senso quella famosa serata, ne abbiamo parlato varie volte, che cosa è successo? È arrivato stavamo giocando a Dungeons and Dragons con Rossa, è arrivato un messaggio da parte di Oreste che diceva ma tu lo conosci a Rossa? E Rossa gli ha preso il panico, no? Perché ovviamente essendo una grandissima fan dice, okay, oddio, perché? E Oreste allora, perché lo facciamo noi, tu sei Charlie, Riccardo è Angel e Nanni è Alastor, giusto? Ho detto sì, 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 e tu fai gli adattamenti, Rossa. Esatto, io non sapevo neanche che, cioè Oreste non sapeva neanche che io fossi là con Rossa, quindi a me anche mi ha preso un colpo perché Rossa mi fa, faremo Adsbin, tu sei Angel, così, e da quel momento mi è scattata una cosa che ho detto, aspetta, vado a ripescarmi, così, poi io sono una persona che si appassiona tantissimo alla roba quando comincia ad infognarcisi, quindi mi sono appassionato e ti devo dire la verità, più che del pilot sono un vero fan della serie, cioè il pilot mi era piaciuto ma la serie mi piace 100 volte di più, cioè mi piace tantissimo, trovo proprio che sia è più per me, è più di mio gusto e mi è piaciuto da morire. Ma che cosa stupenda. E per quanto riguarda tutti gli altri del gruppo che intendo non sono qui oggi, quanti di loro la conoscevano, se lo sapete chiaramente? In realtà da quello che io ho parlato un pochino con tutti, perché per fomentarli come una malata di mente, e in realtà nessuno del cast aveva veramente familiarità con l'opera, a parte Riccardo. E quindi è stato ancora più divertente perché li abbiamo contagiati tutti e adesso sono tutti malati per Adsbin Hotel. Ma perché io e Rossa siamo quelli un po' più nerdini e quindi siamo lì sempre con gli occhi, vediamo tutto. Siamo sempre poco. Però anche Valentina, lei si nasconde ma in realtà poi ce l'ha. Io confermo, io sono diventata super fan, ma io l'ho detto anche a lei in privato, io ringrazio tantissimo Rossa per
per il suo entusiasmo, penso che questo chiunque possa dirlo, che, tutti quelli che hanno lavorato a questa serie, perché c'era questa energia che lei ti travolge. Qualcuno nei commenti diceva: lei è proprio Charlie, cioè, confermo, gliel'ho detto anche io. Cioè, io le ho mandato un messaggio un giorno, ho detto: Rossa, per come io ti conosco, tu sei lei. Cioè, io più vedevo Charlie, io non sapevo nulla, ma più guardavo, più vedevo, più sentivo le canzoni, più dicevo: ma sei tu. Cioè, è proprio lei, che è una sognatrice che inciampa sulle pietre, cade, si rialza. Cioè, è proprio questo, capito? Nel senso che... Ti vedi buono. Sì. Con gli occhioni che diventano... Cioè, gli occhioni da... che diventano all'improvviso immensi e lucidi quando vede qualcosa che le piace, e allo stesso tempo è disgustata quando vede qualcosa che non le piace, che non le torna. Quindi è proprio, cioè, ha tantissimo di Rossa, all'indole, Charlie è lei. Sono, devo dire, purtroppo sono meno buona di lei, però imparerò prima o poi. Secondo me ti sei disegnata meno buona, però poi non, secondo me sotto ti ci siamo, forse hai ragione tu. In realtà si assomigli molto a Charlie, però quando mandavate quei vocali io non sapevo nulla di questa serie. Senti, allora ti abbiamo pensata su questo cartone animato, però non fai un cartone animato bellissimo perché tu sei ok. Io me lo ricordo, madonna, mi ricordo tutti i messaggi. A Valentina l'abbiamo tormentata, ti mandavamo anche le foto, ti ricordi? Madonna, no. Io e te. Diciamo. Allora, chiedono di non fare altri spoiler, perché c'è forse qualcuno che non l'ha finita di vedere. Ragazzi, mi dispiace, però la serie è uscita anche già da un pochettino, quindi... Chi non vuole spoiler si potrà vedere la live più avanti, magari su YouTube. Esattamente, tanto rimane sul canale, non vi preoccupate. Esatto. E qualcuno chiedeva in chat di Oreste e Nanni, vi voglio informare che i fratelli Baldini sono molto timidi, e soprattutto Nanni, lui pensa di essere il fantasma dell'opera, quindi pensando di essere il fantasma dell'opera vuole rimanere nell'ombra, giustamente, e io lo apprezzo moltissimo, perché in realtà era anche un mio desiderio prima di arrivare un po' sui social, eccetera, però vedevo anche che tante persone parlavano del doppiaggio in un modo che non mi piaceva, quindi volevo fare la mia parte per fare divulgazione in un certo modo, no? Però io credo molto nell'anonimato del doppiaggio, credo che sia bello, che sia bella la magia che crea. E Oreste invece è un po' un pirla che non vuole venire perché dice che si vergogna, però magari ve lo porterò in fiera prima o poi, vediamo se... Ho visto nella storia che hai fatto una cosa al guinzaglio, lo porti. Sì, lo porto al guinzaglio, però lui è un timido, cioè paradossalmente loro che sono così comici, degli spiriti così estrosi, in realtà sono molto introversi, molto più di quello che si potrebbe pensare, secondo me, e in realtà lo siamo un po' tutti, non so se voi siete d'accordo. Per i doppiatori è un po' strano magari all'inizio farsi vedere così tanto, perché siamo proprio abituati all'anonimato, ed è anche un piacere da una parte, cioè nel senso è sia, vedo per tanti, cruccio, però anche piacere, perché comunque da una parte non ti senti riconosciuto a volte, però dall'altra hai la tranquillità di sapere che stai facendo un servizio per tantissime persone che viene spesso apprezzato, nessuno ti, come si dice... Sai, comunque la fama si porta dietro anche un certo peso, cioè, immagina se fossimo tutti famosissimi, cioè comunque la vita un po' ti cambia, no? E ci devi stare un po' dietro, poi comunque non puoi più fare certe cose, devi stare attento, devi continuare a mantenere la cresta dell'onda, invece noi abbiamo la tranquillità di sapere che il nostro lavoro non è legato troppo all'immagine. Di recente un po' questa cosa sta cambiando, i doppiatori si stanno facendo un po' più vedere e hanno un po' più a che fare con l'immagine, perché è l'era dei social. E quindi, secondo me, chi ha lo spirito un po' più da, come si dice, intrattenitore, forse proprio di massa, così che si mette al centro dell'attenzione, più bardo, che è un po' più estroverso, forse, allora gli viene forse un po' più da dire, vabbè, dai, mi metto sui social. Io un po' ho faticato all'inizio, cioè un po' mi faceva strano perché sono una persona molto riservata. Però poi a un certo punto ho capito che era un bel modo di collegarmi con tutte le persone, avere contatti con un pubblico che magari ti conosce ma non ti ha mai visto neanche magari in faccia. Esatto. Pensa che per me sei proprio
cioè sei proprio nato per questo, oltre che secondo me. Sto scoprendo questo dato di me. Io sono molto pratico di StreamYard, siccome la mia amica mi ha scritto un bel commento, voglio provare a evidenziarlo, vediamo se ci riesco, ok? Certo. Ah, ok. Beh, per l'interpretazione di Charlie sei stata bravissima, te lo dice una che non è una mega fan di Charlie, King lo sa bene, no, ne sono felice, sono veramente felice. Io mi sono molto divertita a doppiare Charlie, era molto quirky, molto un po' goffa, però sempre entusiasta, quindi appunto come anche avete detto voi, cioè io la sento molto vicina a me, in modo molto diverso da per esempio una Catra in Shira, che è una grande parte di me, ma non è solo quello, no? E per me è stato un sogno diventato realtà, perché io ho desiderato di doppiare Charlie dal primo momento in cui l'ho vista nel pilot, ho detto devo fare queste canzoni, devo fare questo personaggio, devo fare qualcosa. E a proposito, io mi sto facendo tradurre una mail da mandare a Vivian Medrano nella speranza di riuscire a convincerla a fare un contratto per doppiare anche in modo indipendente sia il pilot che la serie di Hell of a Boss, e spero davvero con tutto il cuore che almeno mi risponda questa volta. Non mi crociamo le dita, ma magari questa volta sì, visto che avete doppiato in maniera ufficiale la serie, magari c'è qualche speranza che risponda. Speriamo. La risposta dal pubblico italiano è enorme, chissà se loro... Sì. Mi chiedo, a volte mi faccio questa domanda, chissà se dall'America lo sanno, perché per loro noi siamo uno sputo sulla mappa. Beh, però Amir Talai ci ha scritto, il doppiatore di Alastor americano, ha scritto sul suo Twitter che voleva assolutamente conoscere Nanni, che ha trovato che lui fosse perfetto e che anzi... con la sua fama di doppiatore gli avevano fatto l'upgrade in italiano, ha detto proprio. Ma cosa voleva mangiare? Te lo giuro. Io gli ho scritto ad Amir Talai, mi ha risposto molto carino. Anche a me. Gli ho detto, guarda, se passi a Roma ti organizzo un incontro con Nanni Baldini, andiamo a mangiare la carbonara insieme, facciamo un giro italiano per Roma e ci farebbe tanto piacere. E lui era... Faccio una buonissima carbonara, com'è? Una buonissima carbonara di Trastevere proprio. No, è che adesso c'è questo meme della carbonara, ti esatto. Faccio una bellissima carbonara e poi si prova a baciare. Scusa. Grazie. Ma in effetti il doppiatore di Alastor, in effetti potrei anche averci un pensierino magari. Anche lui mi ha risposto, è stato carinissimo. Che carino. Carino. Ha detto sì. Ha detto che proprio vuole venire in Italia. Vabbè, se Vivian non mi risponde, scrivo a lui, dai. Scrivi a lui, dici, senti, Vivian non mi risponde, gli puoi dire qualcosa. No? Ah, ecco, infatti, ma tutti noi di Roma, come facciamo a non adorarla, devo dire? Leggevo una domanda per... Vai. Per Valentina. Music Bento è il prodotto, è il progetto che abbiamo con Alessandro e Federico Campaiola, Giorgio Paoni, c'è anche Rocco Garzetti, da poco si è unito anche Riccardo, speriamo di coinvolgere sempre tutti. In realtà di Hell of a Boss non abbiamo niente in programma, però vorrei far fare la canzone di Stolas al compagno di Valentina, Flavio Aquilone, e mi piacerebbe moltissimo, perché secondo me quel personaggio è lui. Ma che figa! È bellissimo. No, io ho tutto un cast nella mia mente, non è completo, però piano piano lo metterò insieme. È già partita. Sì, è finita già. È già finita, non è che è già partita. Vai. Domanda per Valentina. Com'è stato doppiare tutte quelle parolacce mentre cantavi? Rossa, rispondi tu. Ma come? Non delegare la risposta. Vai. Mamma mia. Allora, io devo dire l'ansia più grande che avevo era l'idea di non arrivare un po' come anche Ilaria, insomma, anch'io ho avuto un paio di porco Giuda, no, quella cosa, proprio, e intanto indietreggiavo verso la porta d'uscita, così sempre più lontano. Voleva scappare. Ci ho provato, ma quindi, vabbè. In realtà le parolacce, paradossalmente, ero talmente terrorizzata da tutto il resto che quasi erano passate in secondo piano a livello di... anche perché ormai, cioè, insomma, ci capita a tutti noi, no, di fare anche scene molto volgari o comunque con un linguaggio colorito, diciamo. E il fatto era che, anzi, mi hanno aiutato a dare
forza a, a quello che stavo, a come dovevo cantare quello che dovevo cantare. Esatto. Per quanto ho letto uno dei commenti che mi hanno mandato con degli screenshot, era che bello, ha detto quelle parolacce ma è riuscita a non calcarle in maniera che fossero troppo volgari, e io ma come? No, aspetta, no, in realtà però vedi, l'hai letto male, invece io sono d'accordo con quel commento. Ah, l'hai letto anche commento. Tu, ok. Sì. Abbiamo letti tutti, io e Rossa siamo delle, delle entità onniscienti. Qualche volta adesso mi manda i video, faccio già l'ho visto, già l'ho visto. Quel commento sta sotto il video di YouTube della tua canzone. E io sono d'accordo, perché quello che intendeva, secondo me, è che hai saputo dire quelle parolacce senza calcare sulla parolaccia, che è un errore molto tipico, no? Di quando si recita. Di vedi la parolaccia e dici vabbè, la calco tantissimo perché è una parolaccia, però da, fa molto finto, in realtà toglie forza, cioè la parolaccia secondo è già volgare di per sé, non c'è bisogno di forzarla ancora sì, più. Sì, certo, c'è anche perché già significa quello che significa. Già significa quello che significa. Tu l'hai detto con lo sprezzo, come dice, con quel tono sprezzante, giusto? E come a dire, è proprio questa la parola che voglio usare, perché voglio dire una cosa terribile su questa persona. E poi dovete pensare una cosa, cioè dovete pensare che lei ha dato tutta questa forza, questa cattiveria e questa classe da, proprio da persona che disprezza, quindi ti guarda sempre dall'alto, no? E quindi ha sempre un aplomb. Sì, un aplomb che comunque mantiene anche quando dice le peggio cose. In realtà Valentina stava accanto a me, io che le massaggiavo la schiena, e dicevo andrà tutto bene tesoro, andrà tutto bene. Sembrava di stare in sala parto praticamente. Era poi bellissimo. Valentina, cioè, possiamo dire una cosa, veramente una voce incredibile. Cioè, veramente. Della canzone, sì, peraltro, sì, questo non c'è dubbio. A confermare questa cosa, tutti i commenti di quel video sono ma quanto è bella la parte di Lute, quanto ma dai, è figa. Sì, che bello, sono molto contenta. Non devi guardare perché non lo so perché. Grazie, meno male. Meno male. È piena di complimenti. Guarda, è viva. Grazie a loro, perché mi hanno veramente, a un certo punto Rossa veramente ha avuto... Io non voglio fare... A un certo punto mi ha detto, io non voglio farti del male. Vabbè. Valentina, io ti giuro, guarda che tu sei capace, non stiamo facendo una cosa che, ti, che non, è, non deve essere una tortura. Quindi... Esatto. Va bene. Perché Valentina è anche molto severa con se stessa, come tutti i grandi artisti, secondo me. Io penso che siamo tutti un po' severi con noi stessi quando abbiamo grande consapevolezza anche degli stakes, del livello che gli altri pretendono da noi, no? Quando si è professionisti da un po' diventa quasi scontato, no? Che tu sia bravo, quindi rimanere su quel livello è sempre un po' difficile. Avevo letto una domanda interessantissima che cosa ne pensate del fatto che molti hanno criticato, non criticato, ma hanno denotato il fatto che abbiamo doppiato tutti serie un po' più per ragazzi, un po' più edulcorate, e gli è andata di traverso questa cosa, perché molti sono rimasti scioccati nel sentire, che ne so, appunto Riccardo in un ruolo come Angel dopo aver doppiato Steven, Valentina in un ruolo come Lute dopo aver doppiato Garnet e tantissimi altri, Ilaria Latini dopo che fa Rosie, che in realtà è la meno volgare, però è comunque un ruolo in un'opera. In realtà io penso che è quella che... Pagamenti cannibale. Io penso che, infatti non ho letto nessun commento su questo, perché secondo me la gente è molto abituata a sentire... Giusto. Dopo Scary Movie. È vero, è vero. È vero, tutte cose volgarissime. Sì, 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 io ne ho fatte un sacco, anche... Human Resources, Resources. Come no? No, però io devo dire una cosa a questo proposito, posso? Anche io ho letto qualcosa e voglio dire questa cosa che secondo me in questo momento storico è particolarmente importante, anche per tante cose che succedono a noi nel nostro settore, con l'inclusione che è giustissima e tutto, però io voglio dire una cosa, l'attore è questo. Cioè, se ci togliete questo, ci avete tolto il nostro mestiere, perché ci sono stati degli esperimenti nel cinema di registi che avevano bisogno di una determinata cosa e quindi andavano, come per esempio, posso ricordare quando ero piccolina, Mary per sempre, no? Che era il regista, era proprio andato a scegliere delle persone per strada perché dovevano fare un ruolo brutale, erano tutti carcerati, ma sono esperimenti che rimangono tali. In realtà l'artista
l'artista deve, l'attore deve, cioè è bravo nel momento in cui sa fare tutto il contrario di tutto. Ho visto un pezzettino di una live di qualcosa e mi è piaciuto quando Riccardo a un certo punto ad una domanda di una scelta tra Adamo e chi era? Adamo e Alastor? Chi sceglievi? E lui ha detto sono due mostri sacri e posso garantire che uno avrebbe potuto fare l'altro. Ed è esattamente questo, cioè noi attori, quando per esempio andiamo a fare dei corsi di recitazione, normalmente chi ci insegna sceglie per noi il personaggio meno probabile, quello che noi non vorremmo fare, perché l'attore deve imparare a fare questo, deve imparare a essere tutto. Quindi nel momento in cui noi siamo lì, è incredibile, perché io ho poco di tanti dei personaggi che ho fatto, però spesso proprio quelli di cui ho poco sono quelli su cui mi sono divertita di più. Proprio perché mi hanno dato l'opportunità di tirare fuori qualcosa che, come dicevamo all'inizio, nessuno è bianco e nero, dentro abbiamo tutto, come ogni regno ha tutto. Infatti la cosa bella di questo cartone è che non solo ognuno ha tutto, ha ogni parte, ma ogni regno ce l'ha. Quindi in paradiso anche ci sono persone che veramente sono di cuore, come Emily, e ce ne sono tante altre che invece manipolano, si sono, diciamo, seguono soltanto i loro interessi, sono schematizzati, e così anche nell'inferno, perché ci sono per esempio le tre V, no, che sono comunque stanno lì terribili. Quindi insomma, in realtà è bello pensare che non solo tutto il mondo è così e ogni regno è così, ma ognuno di noi è così. Cioè, quindi è chiaro che in ognuno di noi poi prevale una personalità, magari anche per tutta una serie di fattori, ma dentro di noi, e questa è la bellezza dell'attore, è che possiamo cercare qualunque cosa. Quindi io per esempio da piccolina mi ritrovavo a fare tutte le buone, tutte le principesse, perché normalmente ho un'attitudine dolce, tutti comunque mi vedono così, ho sicuramente un carattere così, anche a casa sono una persona calma, no? Riccardo ve lo potrà confermare, però io ho anche tantissime altre colori dentro, e quindi quando a me mi mettono a fare le matte o le cattive o quelle con la doppia, io mi diverto da morire. Infatti la cosa più bella è proprio che, cioè, è un po' una disillusione magari per chi ci segue, perché io vedo sempre un sacco di commenti, ma sembri parli proprio come parlerebbe Steven, che ne so, oppure hai fatto proprio una cosa da Angel. Allora, a parte che questa cosa secondo me è normale, perché ognuno di noi in ogni personaggio prende delle sue caratteristiche e le ingigantisce, no? Cerchi di estremizzarle, cerchi di portarle all'estremo, però sono delle scintille che noi trasformiamo in incendio, a me piace dire così, dai. Però che cosa succede? Che per esempio una persona come mia madre, no? Come Ilaria nella vita di tutti i giorni è veramente una persona calma, posata, ma cioè lei tra i suoi personaggi non è tanto Rosy, non è tanto, come si chiama, Cindy, quella di Scary Movie? Cindy Campbell. È più Giselle, cioè non so, capito? Non so come dirti. Eppure i personaggi proprio più iconici alla fine rimangono. Quanto mi divertono. Assurdi che lei fa così, comunque, così volgari. È bello anche aggiungere che... per terminare quello che ha detto Ilaria. Vai. Che questa cosa che tu hai detto è molto vera ed è molto applicabile soprattutto nel doppiaggio, dove non dobbiamo rendere conto minimamente neanche della nostra fisicità. Quindi... Esatto. È ancora di più, cioè già l'attore Ilaria ha fatto un dipinto perfetto di quello che è, perché è quello, cioè ci togliete pensiamo a Robert De Niro, esatto. Ha fatto l'uomo innamorato e ha fatto il cattivo, cioè se pensiamo ai suoi film ha fatto tutto, si può fare tutto, si può essere tutto, è davvero esatto, ma nel doppiaggio secondo me si aggiunge il valore aggiunto, appunto, cioè il valore aggiunto del fatto che proprio noi possiamo essere ancora più trasformisti. È vero. Che non c'è il limite della fisicità. Non c'è assolutamente. Quindi, ecco, era per mettere un chapeau al discorso di Ila. E voglio dire che è anche molto terapeutico, perché questa cosa di cercare dentro di te, cioè se pensiamo nelle terapie di gruppo, si usa comunque la recitazione, no? E spesso ti fanno fare proprio il personaggio opposto a te, proprio perché ti aiuta a liberare delle parti di te che poi sotto sotto in un'altra forma comunque esistono,
Ci sono, cioè, per esempio, che ne so, io e Ricky a casa, quante volte balliamo, ridiamo, scherziamo, fingiamo di essere altre due persone, no? Per dire, quindi c'è un po' di follia poi alla fine in ognuno di noi manifestata. È chiaro che se uno magari è nato nelle favela, se lo manifesterà inevitabilmente, è nato in un contesto in cui, oppure un altro, perché magari si ritrova ad avere quella personalità, ma anche perché forse altri ruoli già i suoi fratelli l'hanno occupati dentro casa. Cioè a volte c'è anche il secondo figlio che nasce, magari il primo era già buono, allora il secondo forse diventa più ribello o viceversa. Quindi sono talmente tante le cose, ma noi dentro siamo tutto. Cioè, le cellule del nostro corpo, ogni cellula si specializza in un organo, ma in realtà avrebbe il potenziale per lavorare in qualunque organo, dovrebbe solo imparare a vibrare in modo diverso, e noi siamo uguali. Ma infatti io penso che fondamentalmente in realtà già nella vita noi scegliamo dei ruoli, no? Scegliamo delle maschere sociali, non maschere di finzione, ma maschere che applichiamo a seconda della situazione in cui ci troviamo, cioè se siamo al lavoro ci comportiamo in un certo modo, se siamo con gli amici in un altro e viceversa e così via. Come dice anche Emiliano Coltorti, per me è, qua dentro c'è un appartamento, quindi cioè, io per esempio trovo che il doppiaggio sia la definizione di disobbedienza sociale, no? Perché è la disobbedienza al ruolo che tu ti scegli o al ruolo che ti viene affibbiato dalla famiglia o dalla scuola, dagli amici, e puoi uscire da te stesso. Io penso che tutti lo debbano fare nella vita. Penso che tutti dovremmo imparare a non essere noi stessi ogni tanto, un pochino, per vedere cosa possiamo essere oltre a noi stessi. Perché noi abbiamo, come le nostre cellule, le potenzialità di essere qualsiasi cosa, giusto? Esatto. E sì. Quindi... Sto portando alla mente certi ricordi. Beh, se pensiamo da bambini, che poi lo citiamo spesso con Rossa, anche parlando di D&D, no? Beh, alla fine D&D è un avere il coraggio... Un gioco come D&D, ma come possono essere tanti altri, a avere il coraggio di ritrovare quella purezza che abbiamo da bambini, quando io ti dico facciamo che tu sei la principessa, io sono... però tu questo non lo puoi fare, no, sì, lo posso fare, no, non lo puoi fare, perché se no... Cioè, alla fine è questo, questo è dentro ciascuno di noi, perché ciascuno di noi è stato questo un momento nella vita. È vero. Sì, sì, la cosa tipica proprio è che quando tu vedi un bambino che gioca a fare, che ne so, la fatina, o la principessa, lei in quel momento è una fatina, cioè nel senso non c'è nessun dubbio su questa cosa, in lei non perché, questo lo dice lo diceva in un'intervista, se non sbaglio, proprio Meryl Streep. Igor Sibaldi anche l'ha detto. Ah, diceva, ma tu quando guardi questi bambini che giocano, io l'ho visto detto da Meryl Streep, che lei diceva, sapete cosa c'è? Non è che sono arrogante, è che io so che, cioè, che so che sono quel personaggio, semplicemente io sono quella persona e non è che mi metto in dubbio, capito? Nel senso, perché se mi metto in dubbio smetto di recitare bene, cioè è quello il punto, no? Perché io so che sono la fata dell'acqua, ma nessuno mi può dire che non lo sono, perché in quel momento sto giocando a esserlo, e proprio come quando guardi quei bambini che giocano e tu gli dici, se tu gli dici guarda che non sei davvero una principessa, quelli si girano e ti guardano un po' arrabbiati, come a dire, ma che cosa stai dicendo? Mio figlio quando gioca e magari sta facendo... non lo so, il cavaliere, oppure in quel momento Spider-Man, no? Quello che è, Peter Pan, quello che è, se io gli faccio una domanda che non c'entra col gioco, tipo, ma stasera vuoi il risotto o vuoi gli spaghetti? Lui si gira tutto così e mi chiede chi sei. Chi sei? Adoro. Scusa. Allora gli devo parlare come se fosse il personaggio. Non rompe il personaggio, non lo rompe mai. Bellissimo, lo segue fuori campo. Invece noi, secondo me, da adulti abbiamo poi il problema che... Attenzione un momento alle domande, perché poveracci ragazzi, adesso cerco di recuperarne qualcuna, magari la metto in evidenza. Abbiate pazienza, siamo tutti molto amici, quindi ci troviamo molto. La prossima volta ci prendiamo un caffè, sì. Io e Ilaria siamo molto amici. Scusate. Esatto. Vai, recuperiamo qualche domanda. Allora. Scusate. Vai. Con tutto, prenditi il tuo tempo. Proviamo con questa.
Domanda un po' bizzarra: come si comporterebbero altri personaggi che avete doppiato nel mondo di Hazbin Hotel? Merida, Flora, Sasha, ci fareste una sketch? Un po' bizzarra, però è simpatica, dai. Molto divertente. Sono domande molto simili di solito, questa almeno è particolare. È molto, molto particolare. Beh, io penso che in realtà la maggior parte dei, alcuni dei miei personaggi, soprattutto dell'animazione, si troverebbero per forza lì. Tipo Bin, secondo me Bin un po', sei un po' redenta alla fine di Disincanto, però Bin un pochino, un po' di peccatucci secondo le regole della religione cattolica dovrebbe finire all'inferno, e infatti io volevo fare proprio un video al riguardo dove Charlie accoglieva i miei personaggi all'Hazbin Hotel. Bello, cosa bellissima. Secondo me è divertentissimo, cioè tipo, no, ciao, benvenuti, ciao, scusa, sono già ubriaca, cioè così, no? Secondo me sarebbe molto divertente, ma uno sketch così. Mi immagino Giselle che apre il tombino e invece di spuntare a New York si ritrova all'inferno. Oh, ho sbagliato porta! Oh, c'è un anetto! No, sì, Giselle sarebbe... Che creatore meravigliosa! Sì, sì. Per sbaglio ci finirebbe Giselle. Sarebbe Charlie 2, comunque sarebbero migliori amiche. Sì, sì, no, è vero. Cioè, Charlie direbbe: no, tu sei troppo, neanche all'Hazbin Hotel ti vuoi. Competizione. No, sono due personaggi molto simili. Sì, veramente è vero. Sasha probabilmente impazzirebbe, perché da quel che mi ricordo, vabbè, sì, non ho visto tutti gli episodi fino alla fine, ma quelli non mangiano. Come fa Sasha a sopravvivere? Ma è vero. Sasha di Attack of Titans. Sì. Senza cibo, Sasha senza muore lì sul colpo. Senza patate. È quella che mangia le patate. Sì, io l'adoro. Ma io non lo so, forse mi viene in mente Steven. Penso come che lui sarebbe sconvolto, completamente sconvolto. A parte che in realtà lui, esatto, attacchi di panico continui, capirai, lui è una persona molto, cioè nel senso il personaggio è sempre stato molto emotivamente fragile, quindi penso che non ne uscirebbe mentalmente sano. Però alla fine, esatto, ci sarebbe Garnet. Devo dire che alla fine nella serie di Steven Universe, se chi l'ha seguita, chissà, in realtà Steven è sempre stato un po' come Charlie, cioè lui, la sua morale è sempre stata: vedo un personaggio che è cattivo e faccio di tutto per concedergli la possibilità di dimostrarmi che di in realtà è capace di sì, esatto, di redimersi, che è capace di bontà, che c'è del buono, stupendo sempre i suoi comprimari, no? Perché magari le gemme dicevano: no, guarda che è impossibile, non c'è modo, perché... cioè nel senso, Hazbin Hotel parla di questo, no? Di abbattere lo status quo in qualche modo, tant'è che uno degli antagonisti principali, che è Vox, invece rappresenta proprio la forza che vuole mantenere lo status quo, no? È per questo che è un antagonista. Certo. Altre domandine? Ce ne sono sicuramente. Ce ne do una un po' tecnica, se... Vai. Domanda: cosa devo fare per entrare nel mondo di doppiaggio? Ci sono scuole particolari? Hazbin Hotel è diventata la mia serie preferita, grazie, sono felice che ti sia piaciuta. Io, se volete, sul mio feed di Instagram ho una serie che ho iniziato che si chiama Guida Intergalattica per Neodoppiatori, dove spiego un pochino come ci si fa ad approcciarsi. Ovviamente è sempre un po' difficile, ragazzi, come in tutti gli ambiti artistici, ci vuole tanto talento, tanta pazienza, tanta volontà, però i metodi ci sono, e non so, se voi volete dare dei consigli particolari, io vi consiglio di guardare i miei video, perché io ho detto veramente tutto quello che potevo dire lì e continuerò a farli in futuro e per aiutare le persone che vogliono entrare in questo mondo. Aggiungo una cosina, io quello che penso. Dai. Io ci sono delle scuole, sicuramente consiglio prima di tutto per chiunque voglia approcciarsi al doppiaggio. Allora, il primo punto è che è meglio, cioè nel senso, la cosa più facile è se sei molto giovane, se hai tipo 11-12 anni, sì, è l'età perfetta, 10, quelli sono gli anni in cui proprio ti puoi presentare nelle sale, negli studi, e probabilmente ci sarà bisogno di te. Se sei bravo, brava, se sei capace, potresti cominciare a lavorare abbastanza facilmente, quindi a quel punto ti consiglierei, sì, se hai 10, 11, 12 anni fai un corso di doppiaggio, e poi una volta che hai capito come funziona il lavoro, dato che a quell'età si tende a essere molto intuitivi, dovresti riuscire più o meno a coglierne, insomma, se insegni, come si dice, se studi con insegnanti bravi, premesso,
Infatti consiglio sempre di controllare chi sono gli insegnanti, se sono professionisti che, insomma, di tutto rispetto. E secondo me lì è più facile. Se sei un po' più grande, sì, consiglio la scuola di doppiaggio, però dopo una formazione di recitazione, cioè non buttarsi direttamente su una scuola, perché secondo me non è una scelta saggia. Cioè, meglio prima studiare recitazione in vista di fare qualsiasi cosa con la recitazione. Cioè, anche io quando io dico io faccio doppiaggio, però non sono un doppiatore basta, cioè non mi piace etichettarmi così. Io sono un attore. Poi, nella vita, fin da piccolo, mi è sempre capitato di, come si dice, canalizzare le mie doti recitative nel doppiaggio, e di questo sono molto contento e bacio, insomma, per terra, e ringrazio tutto quello che me l'ha permesso. Però ricordiamoci sempre che il doppiaggio è una branca della recitazione, cioè c'è bisogno di saper recitare, se no non lo puoi fare. Non serve la bella voce come tanti credono. No, esattamente. Già, qualcuno chiede se sono avanti con l'età, su questo tema chiede, ma se sono avanti con l'età e recito da tanto? Prova, approcciati al doppiaggio. Magari fai un corso per capire. Esatto. Un corso di doppiaggio, perché ce ne sono di un po' più, come si dice, magari... quello che consiglio sempre di controllare gli insegnanti, assicurarsi che siano magari persone di cui ci si può, come si dice, fidare, perché magari... In cui vi piace il loro lavoro, magari. Lavoro. Cioè, nel senso, ci sono tanti nostri colleghi molto conosciuti di cui sicuramente magari si è un po' fan, oppure, capito, stimiamo. In quel caso, se ti piace il loro modo di lavorare, perché non provare ad imparare con loro? Quindi sì, e poi da lì provare a fare la tipica gavetta, perché di solito è lenta, si comincia facendo brusì, li abbiamo fatti tutti, e poi i brusì sono, diciamo, le comparse, no? E poi se... abbastanza bravi, se si ha talento si può arrivare a fare grandi parti. Appunto, oggi trovo che sia un ambiente molto competitivo. Una quindicina, ventina di anni fa non era così, secondo me, nel senso che ci sono tante persone che vogliono entrare nel doppiaggio, perché forse anche perché se ne parla di più, si discute di più, sì, si sa di più del doppiaggio. Però ecco, bisogna essere molto consapevoli delle proprie capacità e avere grande spirito critico, e secondo me anche sopportazione delle critiche, perché io una cosa che trovo di più in assoluto tra tutti quelli che cominciano è che le critiche sono sempre prese molto molto male, molto male. Quando invece io, per esempio, sono stata cresciuta in sala, che mi dicevano: ma che cosa fai, sei un cane, esci dalla mia sala, a 8 anni. Quindi io mi stupisco sempre quando devo edulcorare tutti i commenti, come li vorrei dire, molto schietti, molto diretti, per non ferire la persona, perché noi invece spesso veniamo posti in situazioni dove magari non siamo apprezzati come vorremmo, cioè magari veniamo criticati, o un direttore rimane un po' deluso dalla tua performance e te lo fa notare senza nessun filtro. Certo. Quindi bisogna essere molto, avere le spalle molto grandi, essere molto bravi a sopportare le critiche e a mettersi sempre in gioco. Vedevo che qualcuno chiedeva che cos'è un brusio. Il brusio sono le voci di sottofondo, ma anche i piccoli ruoli, quelle battute un po' di servizio, ma anche no, a volte sono degli assist per le battute dei protagonisti, e anzi, un bravo brusiante è sempre un tesoro. Io trovo che il doppiaggio, che tu faccia il protagonista o il piccolo ruolo, è tutto fondamentale. Il film non va in onda se manca una battuta che dice attenzione in sottofondo, perché non, se c'è in originale ci deve essere anche in italiano. E quindi vi consiglio una cosa: non puntate per forza a fare il doppiaggio ai massimi livelli. Se vi piace, se vi appassiona, è bellissimo anche fare le cose piccole. Cioè, io stessa, se mi chiamano per fare 3 anche righe, perché, sì, io ci vado. Che dà molta soddisfazione e ripaga, cioè, nel senso, è veramente, c'è chi vive di brusì, ed è assolutamente, insomma, un lavoro che è di tutto rispetto. Questa secondo me è un bel film con un bel doppiaggio, può assolutamente cascare per chi lo sta seguendo su cattivo brusio. Cioè, a volte senti veramente delle cose che dici, ma senti questi attori, primi attori, con delle voci, no, pazzesche, e poi senti il brusio fatto proprio
che, è una roba stranissima. Cioè, a me mi è successo qualche volta, no? Che tu stai guardando un film e senti delle voci meravigliose e poi senti qualcosa di proprio stonato sotto, un commento, una battuta. E sì, c'era una serie che non posso adesso, di cui non posso dire il nome, andava molto negli anni, fine anni 90, io la vedevo ovviamente, e mi resi conto, ero piccola, che in una scena di combattimento c'era un brusio che era riversato, tipo 10 secondi di brusio riversati in 4 minuti. Ah, io ho un bellissimo aneddoto su questa cosa. Sì, però ragazzi, c'erano le stesse frasi che si ripetevano. Cioè, lo so, è successo anche in Buffy l'ammazzavampiri, che io sono una fan sfegatata, tra l'altro l'ha diretto, l'ha adattato la mia famiglia, mia zia, Fabrizio Pucci, eccetera. Ma io sono stata... Non parlavo di Buffy, però. No, però io so di cosa stai parlando, ma invece di Buffy, io che sono così appassionata, l'ho visto talmente tante volte che a un certo punto mi sono accorta che tutti i brusii della scuola in realtà erano sempre lo stesso, perché c'era una voce che io riconoscevo sempre e che diceva sempre: ma non avete visto quanto era carino? Oddio, non hai visto quanto era carino? Sì, era una voce che emergeva su tutti. E quindi io mi sono inventata una storia, un background per questo personaggio, che ogni volta che usciva da una stanza, da un'aula di studio, e lei aveva trovato qualcuno che era troppo carino e si innamorava, e poi però non andava bene e quindi ne trovava un altro. E questo è perché sei pazza? Sì, esatto. Alcuni chiedono cos'è Music Bento. Music Bento è il gruppo di cover sigle anime che facciamo con Alessandro e Federico Campaiola, Giorgio Paoni, con Riccardo, e dove io e Rocco Garzetti, il mio compagno, adattiamo le sigle anime. Ci trovate sia su YouTube che su Instagram e TikTok, e presto faremo uscire, come chiedevano in molti, anche Addict, Insane e Inside of Every Demon is a Rainbow. E quindi i vostri desideri verranno accontentati. Chiedevano proprio se doppieremo Addict, e io farò Cherry Bomb, ma solo perché Giuppi non sa cantare, quindi prenderò il suo posto e Riccardo farà il suo Angel Dust, come sempre. Yes. Serie che vorreste fare? Ilaria, rispondi tu. Innanzitutto hanno chiesto se i cori di Pronta erano picciati e non erano picciati. Assolutamente, ecco, no, diciamolo. Non erano picciati, sono tutte corde vocali l'eleganza voleva sottolinearlo, non erano, esatto, picciati così, no, mica mi era caduta proprio sotto gli occhi. I cori dei cannibali li hanno cantati Dodo Versino, io, perché ci sono pure io che faccio una voce un po' così, Anna La Viola. Esatto, pure Riccardo e Anna La Viola, che ha dominato in quei cori con quella sua voce meravigliosa, che era la doppiatrice di Susan, molto più giovane di Susan. Lei è una ragazza troppo divertente. Era così anche in originale. Era così anche sì, perché in originale la doppiatrice è quella di Misty, e quindi abbiamo deciso di... Sì, assolutamente sì. L'ho riconosciuta proprio appena l'ho sentita. Quindi ho detto, non importa. Anche la doppiatrice di Rosie è... più giovane, mi sa. Sì, ma guarda, noi abbiamo un po' ignorato il fattore età, proprio perché l'animazione, secondo me, ce lo permette. Sì. E poi sono entità. Guarda, c'è un discorso anche da fare, che loro hanno fatto un... Esatto, sono entità morte. Cioè, c'è un discorso da fare che anche in America spesso in questi casi loro ignorano completamente l'età in favore anche di nomi importanti che vogliono magari... che gli fanno un po', diciamo, da locandina, giustamente. Cioè, sì, è vero. Lì ci sono stati tante star di Broadway del momento e sono giovani, ovviamente, cioè magari non hanno capito l'età dei personaggi. Sì. Ci sono tante persone stanno chiedendo come ci siamo sentiti a dire tutte quelle parolacce. Tanti. Ah, mi è piaciuto tantissimo. Tanto, mi sono divertita da morire. Io credo che... Che dici, Flamingo? Allora, puoi farlo, ma devi farlo, quindi... Si sono sfogati, secondo me, a dirle. Esatto. Guarda, per me è stata una cosa particolare, perché io sono una persona che nella vita, in realtà io non ne dico quasi di parolacce, sono proprio una persona non le dice, basta. Non le dico, io non le dico, anzi addirittura c'è il gioco con molti colleghi, tra cui anche Nanni, che ne so, Marco Vivio, tutti quei, Stefano Crescentini, ancora mi chiamano Manina, lo dicevo a Ricky anche prima, perché quando ero ragazzina...
Ci sono? Mi sentite? Sì, sì. Ah, Enrico è andato via. Sono Enrico. Quando, tanti anni fa, quando loro dicevano le parolacce, io li mettevo tutti in fila, dicevo mettete le manine, e scherzando, no? Gli davo gli schiaffetti, una, dicevano le peggio cose. E non erano parolacce, erano le peggio cose, che è una cosa diversa. e quindi figurati, io manina, no? Costano. Beh, vi posso dire che mi ricordo le prime volte che mi capitavano questi personaggi proprio sboccati, all'inizio dicevo, oddio, adesso devo dire questa cosa. Invece ho trovato esattamente quel mio modo di cui vi dicevo prima, cioè di divertirmi, perché alla fine questo è un elemento importante, cioè nessun attore deve mai giudicare il personaggio che fa. E in realtà noi dobbiamo, per nostra professionalità, noi dobbiamo arrivare e fare quello che comunque dobbiamo fare, anche perché noi non abbiamo neanche la lettura del copione prima di accettare un personaggio, quindi arriviamo e dobbiamo essere pronti a doppiare quello che c'è da doppiare, perché alla fine è anche il nostro dovere, arrivano i prodotti e noi abbiamo il dovere di doppiarli, fa parte del nostro lavoro. Quindi in realtà tu non devi mai giudicare il personaggio che hai davanti, sotto nessun punto di vista, tu vai lì e dai il massimo, qualunque cosa faccia. E quindi anche in questo, quindi vai e tu dici... Come farei, no, se fossi una persona così? E ti vivi quel ruolo giocando, divertendo. Io me la vivo proprio divertendomi. Ma poi devi rinunciare a te stesso, ai tuoi blocchi. Esatto. Se tu pensi solo a... Per esempio, io lo dico spesso alle scuole, ai ragazzi che vogliono iniziare, eccetera. Lo dico spesso, ho fatto una lezione in vita mia. Però, insomma, lo dirò anche in futuro, che bisogna abbandonare la vergogna. Esatto, bisogna abbandonare la vergogna. È un la po' vergogna come quando c'è l'attrice che magari non vuole dare un bacio, no? Esatto, o fare una scena di sessualità, di erotismo, che può essere una cosa imbarazzante, ma anche soltanto sentire la propria voce può imbarazzare alcuni. Io dico sempre, ma approfittate, abbandonate la vergogna adesso che potete farlo, che nessuno vi sta giudicando per quello che farete. Vi potranno giudicare la tecnica o dare delle indicazioni, ma non vi giudicheranno mai se vi lasciate davvero andare. Esattamente, a me i miei insegnanti dicevano spesso... Ragazzi, io come avevo preannunciato... Scusate, Vai tesoro. Ciao Riccardo, grazie mille per avermi ospitato. Ciao Riccardo. Ciao, grazie mille. Figurati, grazie per essere venuto. Ciao Ilaria. Ciao Ilaria. Ciao Riccardo. Ciao. Teniamo i personaggi fino all'ultimo. Cosa dicevi, Mario? È che mi dicevano i miei insegnanti molto spesso che... ricollegandomi al discorso di prima, adesso lo dico, ho fatto l'accademia di doppiaggio, mi dicevano molto spesso questa cosa, che tu in quel momento sei un'altra persona, e anche se, non so, quella persona che vedi come personaggio ha qualcosa che tu non approveresti mai, in quel momento tu devi apprezzarla, devi riuscire a entrare in sintonia con quella cosa lì. Esatto, sì, è vero. È così, cioè tu non sei non puoi apprezzare il personaggio. Sì, è vero, è vero. E poi a Ilaria chiedono che parentela hai con Fabrizio Vidale. Stupendo. Ma un conoscente, è mio fratello. E chiedevano come mai avete un, se se ne può parlare, un cognome diverso. Cognome diverso. Siamo figli dello stesso padre, ma non della stessa madre, e quindi lui ha preso il cognome di sua madre. Però Franco Latini è il padre di tutti e due. Ah, ecco, vedi, fichissimo. Non lo sapevo neanche io questo. Non lo sapevi? Io non ne avevo assolutamente idea. Io no. Che siamo Ilaria... fratelli, sì, tu non sapevi del perché avevamo due cognomi diversi. Perché io sono un po' fuori dai gossip, quindi non... Meno male. Allora, per Ilaria, c'è qualcuno che ha insistito con una cosa, però io sinceramente non ne so niente, non la capisco, quindi magari mi potete dare qualche spiegazione voi. Ilaria, fallo per me, dichiara a gran voce, io sono Morgana, perché Ilaria ha doppiato una bellissima serie che ho doppiato anch'io, facevo Claire, Trollhunters, dove lei, tra l'altro, è bellissima, te la consiglio, soltanto quella però, per me gli altri due spin-off non valgono niente al confronto, e Ilaria su Morgana, che tra l'altro mi ha pure posseduta, perché Claire viene posseduta da Morgana. È proprio cattiva. Mamma mia, terribile. Sì. Raga, davanti a così tanta bellezza, come faccio a parlare? Io sono attonito. E poi, poverino, ti interrompiamo sempre, ci abbiamo troppe cose da dire. È vero. Sto schiacciando robe a caso. Alla prossima live, facci entrare un'ora per...
Sì, ma ci fai prendere un caffè tra noi e poi... Ma volentieri. Ma perché all'effettivo siamo tutti degli infognati del doppiaggio, tutti appassionati del nostro lavoro, sì. No? Ci piace parlarne perché... spiegare le cose, anche se a volte sono sempre le stesse domande, io mi diverto, è una mia passione prima che essere un mio lavoro, no? Sì. Ma prima di adesso, di questo periodo qua, vi era mai capitato di parlarne così tanto con persone che avessero magari dei canali o comunque, insomma, che trasmettessero dal vivo? Oppure no? A me non così tanto, nel senso che ne ho fatte di live, ho fatto alcune live con The Man Under the Hood, ho fatto una live con Filo d'Oro e qualche altro appassionato di anime, però no, mai così tanto, ho fatto delle live con Anime Click, però così tanto mai, anche perché mi sono veramente messa a fare l'organizzatrice di tutto, io ho tutto il mio calendario, con tutti gli orari delle live, con tutti gli invitati, le persone da avvisare, cioè... È diventato un lavoro da Charlie. Sono diventata Charlie Stella del Mattino che organizza l'hotel, però per le live. È vero, confermo. Allora, sono non è tanto io. Carino da dire, facciamo un po' di dissing, però secondo me sì. Io sono d'accordo. Io mi dispiace, sono di parte, pazzesco. Sono d'accordo. Io penso, io già vedo il musical. Rossa. No. Sicuro. Allora ragazzi, io vi giuro, io e è Valentina, successa una cosa assurda, è stato stranissimo ed era la seconda volta che succedeva una cosa del genere, o la terza forse. Terza. Io e Valentina abbiamo sognato la stessa notte che noi facevamo il musical di Hazbin Hotel. No, vabbè, portavamo il musical a teatro, ma eravamo proprio noi, cioè eravamo noi. Nifty era Sara Ciocca, lei era Charlie, io ero Gabriele, era cioè insomma era Adamo. Eravamo noi uguale, che facevamo però uguale. Una one shot. Ho anche l'immagine dei costumi io. Che bella domanda, proprio... questa voglio rispondere. Quale? Scusate. Guarda che bella, questa, quella del backstage tipo Boris, quella cosa è molto interessante. L'hai vista un pochino prima? L'hai vista questa? Sì. Una domanda, ma se si dovesse fare una serie TV sul backstage del doppiaggio, uscirebbe una cosa tipo Boris o è un mondo più È un mondo più professionale, ma proprio rispetto ai set molto di più, molto ci sarebbero aneddoti, sarebbe una serie fichissima, ci divertiremo e vi divertireste tutti perché uscirebbero un sacco di aneddoti di tutte le cose che diciamo in sala, che... però assolutamente non quello, è un altro, no, è molto diverso. Ma è anche perché secondo altri me ci sono ritmi, scusate, un altro un piccolo saluto. Rispetto. Ciao Lady, buona serata. Ciao, grazie di averci seguito. Assolutamente. Collaboro anche con lei, quindi volevo salutarla. Ah, bello, giustamente. No, pensa che a noi ci hanno chiesto nella live con qualche giorno fa, adesso comincio a confondermi, ci hanno chiesto, ma perché non mettete una telecamera in sala quando fate Hazbin Hotel la seconda domanda. Esatto, quando fate la seconda stagione, così poi vediamo tutte le follie di Oreste, quelle risate, le cose. Secondo me, prossima stagione lo faremo e quando esce tutta la serie facciamo uscire un reality show su questa cosa. Ragazzi, scusate, chi è Cherry Bomb? Cosa? Chi è Cherry Bomb? Cherry Bomb è il personaggio... tu non hai interagito con lei. Doppiata da Giuppi è una bomber che tira le bombe ovunque. Valentina Favazza ha doppiato Lut, ragazzi, la spalla crudele di Adamo. Adesso voglio vedere Cherry Bomb, visto che ha detto che mi somiglia. È una gnocca cosmica. È una ciclopa, però ha un solo occhio, però è una gnocca cosmica. Che manda fuori di testa Serpentius. Sì, è vero. Qualcuno mi ha detto, se non ne vuoi parlare, Ilaria, non ti preoccupare. Di cosa? Di Laura? Perché ho visto citare Laura. Sì, comunque sì, sono 12 anni che mia sorella è venuta a mancare, sì. Quel talento incredibile, quel cuore e quell'anima meravigliosa di Laura, veramente. Noi abbiamo anche nel nostro stabilimento una sala dedicata a lei. Sì. Un grande legame con la nostra famiglia, devo dire. È vero. Sì, è hanno vero. Hanno fatto questo regalo a Laura e a tutti noi di intitolare. Hanno nelle sale i nomi di tutti loro, della famiglia che lavorano, insomma, lì, di tutti loro i collaboratori, e una sala è dedicata a Laura Latini. Sì.
era, è troppo una pietra miliare, un amore cosmico per lei, veramente. E che bello che è il doppiaggio che ci permette di rivivere quelle persone un pochino, no? Di avere quei frammenti delle persone che abbiamo perso. Io, quando mi manca mio nonno, la prima cosa che faccio è andarmi a cercare i suoi monologhi, le sue scene doppiate. Quando mi manca, che ne so, Roberto Draghetti, Dario Penne, le persone che non ci sono più, io ho sempre la possibilità non soltanto di sentire la loro voce, ma di percepire la loro anima e la loro vicinanza. È bellissima, una magia, secondo me. Sì, è veramente una magia. E poi, scusami, che domanda mi avevi evidenziato, Mario? Eh? Mi avevi evidenziato una domanda. Com'è stato cantare le canzoni? Com'è stato cantare la canzone a Cannibal Town, hanno chiesto. Ah, bellissimo, bellissimo. Ero molto nervosa per quella canzone perché era molto difficile, cioè aveva tanti cambi, era molto ritmata, avevo paura di farla un po' troppo rigida, perché all'inizio Charlie è rigida, c'ha paura da morire, non sa bene da che parte cominciare, perché non sono i suoi soliti numeri spontanei, no? È una cosa che deve fare con persone che non conosce, con le aspettative di Rosie e Alastor che stanno lì a guardare, e tutti che si e tra l'altro c'è la guerra dietro l'angolo, quindi c'è una pressione enorme, e io la sentivo questa pressione come se fosse mia. Quindi l'ho cantata, soprattutto all'inizio, secondo me si sente che c'è quasi il magone, no? Ho cercato di mettere nella canzone, perché... Non è da fare il culo alla tua gente, la tua ragazza ti ha mentito per anni, sei... Distrutta, no? Completamente confusa a livello emotivo, spirituale, tutto. E quindi proprio all'inizio si sente quel non avete mai avuto un sogno, no? Come se lei non riuscisse ancora subito a cantare. Invece poi piano piano più canta, più diventa sicura, no? E quindi ho cercato di dare proprio quella sensazione, è stato molto divertente. È stata bravissima. Sì, ma poi Ross, veramente, tu hai vissuto Charlie in ogni momento, anche cioè fuori dalla sala, non l'hai mai mollata un attimo. È lei. Sì, è lei, ma è proprio... Ma poi vedi, mi sono pure cresciute le corna. No, ma proprio, cioè, era assurdo. Era assurdo. Secondo me tanto di questo amore per questa serie arriva... energeticamente parlando, anche per tutto quello che è stato creato intorno a questo. Confermo, si percepisce. Mondo. Io credo che in questa serie, ce lo siamo anche detto, è stato creato veramente una sorta di precedente per l'amore con cui è stata fatta, l'attenzione, la selezione di tutti i personaggi, comunque tutti proprio molto giusti, tutti professionisti, e siamo stati messi tutti nella condizione di cantare con uno staff bellissimo anche in sala, tra cui appunto anche Rossa, sempre a supportare, ad aiutarci, perché poi alla fine molti di noi in realtà studiano canto, hanno la possibilità, però è che appunto bisogna, io tante volte penso questo, no? Perché noi permettiamo a tanti talent cantanti di recitare, cioè un talent cantante può recitare e non è un attore, e allora tanti doppiatori che hanno studiato anche canto sono intonati, perché non farli cantare come è stato fatto in questa occasione? Perché poi è stato un successo, perché appunto, non molli mai il personaggio. Bellissimo. Il personaggio è seguito sempre, perché quando canta qualcun altro... Esatto. Cosa dicevi, Vale? Che erano tutti scioccati, cioè, e questo credo di avertelo detto anche a te a parte, mi pare, cioè è stato uno dei rari casi in cui ogni attore, ogni doppiatore aveva la voce cantata, era la stessa. Sì, cioè, sì, è un sì, caso soltanto per Carmilla. Ma Però era un ruolo talmente difficile, insomma. Esatto, e delle note Carmilla che sono... No, un belting così, capito? Io mi ricordo quando, vabbè, io nasco fan del doppiaggio, questo anche per rispondere a chi diceva il doppiaggio è impossibile, la solita cosa, è una casta, le famiglie, no, basta, non è vero. Allora, cioè, la dimostrazione che non è così, ragazzi. No, ma al di là di quello, cioè, come dicevo prima, al microfono non interessa la lettera di Valentina. È vero, avevo Valentina bambina mi ha scritto una lettera, io la recito come fan, io non sapevo chi fosse, l'ho incontrata tanti anni dopo. Stupendo, sto intendendo questa frase troppo, basta. Perché mi fate veramente dei colpi al cuore che... No, vabbè, ma quindi per dire, per me proprio era, no, ok. E mi ricordo quando spulciavo il sito, insomma, Antonio Genna c'era disponibile all'epoca, era quello più...
quello più completo, e mi ricordo sempre questa cosa, doppiatore, voce, nome, canzone, un altro nome. Ed erano sempre due persone diverse, e mi dispiaceva un po'. Invece questa cosa adesso finalmente si è capito che, cavolo, siamo comunque completi, possiamo fare anche noi. Per carità, non il lavoro a 360 gradi. No, quello no, però non è vero neanche che a prescindere sempre non si possa fare. È vero. Anzi, io sono convinta che le canzoni siano venute in un certo modo, proprio perché noi, che non siamo cantanti, ma sappiamo cantare, ci appoggiamo molto di più alla nostra recitazione. E quindi le canzoni, anche se magari, ok, noi sicuramente non siamo cantanti di Broadway, ok, questo è ovvio, quindi a livello tecnico possiamo anche essere inferiori, non tutti, certo, perché ne rimarco Re, Riccardo Suarez, ma anche certo, Marco Manca, che doppia Zestial, e Alex Polidori, Gabriele, Gabriele Patriarca, che sono tutti nel nostro cast, loro sì, si sono appoggiati anche sulla recitazione, ma hanno anche delle doti canore incredibili. Chi, come anche me, come magari Ilaria, che studia, però non è, non si può definire cantante prima che doppiatrice, o Valentina, certo, cioè io penso che appoggiandoci così tanto sulla recitazione abbiamo reso tutto molto più corposo, e quindi chi se ne frega se magari una nota l'abbiamo dovuta un po' correggere, oppure se una nota non è venuta identica all'originale, oppure se abbiamo fatto delle cose che a livello tecnico non piacciono. Normalmente invece nel doppiaggio cantato si è molto quadrati da questo punto di vista, non si fanno portamenti, non si fanno cose di interpretazioni troppo estreme. Io non avrei potuto cantare per moltissime persone che gestiscono queste cose, perché io non ho quell'abilità tecnica assoluta, ho cantato col cuore. Cioè, non... infatti si è sentito, e sono tutte stupende. Io sono giorni che sto guardando Multilanguage, e nei commenti c'è sempre Italian is the best, e quasi sempre c'è chi dice per l'interpretazione è sentita, sì, si sente è che è interpretata, perché il musical alla fine è così, questa serie è un musical. E il musical è così, il musical è un cantato, recitato. Certo, come dice Rossa, non è che nessuno di noi andrebbe mai a Sanremo o a X Factor. Anche perché però ci vogliono i fan di Asbi, ci vogliono a Sanremo. Stupendo. Però ecco, sicuramente in una cosa che è un musical come questa, lo stesso attore che segue il suo personaggio sul cantato aggiunge tantissimo, quindi è stata un'operazione veramente importantissima, secondo e professionale. Sì. Anche secondo me, io sono convinta che comunque lascerà il segno questa cosa, e mi piace sperare, sempre come Charlie Stella del Mattino, io spero sempre che ci sia una rivoluzione, che le cose cambino, che lo status quo non può rimanere così soltanto perché siamo abituati a questo. Okay? Di questa serie molto lo dobbiamo a te, Rossa. Te e Oreste insieme, che avete creduto in alcune cose, tu hai spinto tantissimo, e tu sei una grandissima sognatrice nel nostro, e Rossa è una che sta, mentre doppia le cose, sta fuori nei corridoi, magari in una pausa, a sognare la prossima canzone di Disney che si canterà a casa la sera da sola, cioè questo è lei è comunque una professionista che continua a vivere il suo ruolo 24 ore, quindi comunque secondo me può essere così sognatrice, questo ti accomuna moltissimo a Charlie, e secondo me ha fatto tantissimo in questa serie. E sai che lo penso perché te l'ho detto tante volte. Cosa di cosa dicevi, Mario? E ha concesso a tantissimi come me la possibilità di parlare con voi. Sì, proprio nel caso di King Flamingo io sono proprio andata a chiedere, perché proprio perché io ti ho sentito appassionato, sai? No, veramente, perché credo che sia importante evidenziarlo, perché invece sono stati tutte le altre live che ho fatto, mi sono state richieste. Invece io da te sono proprio venuta proprio perché ho sentito la passione che hai messo nel tuo video e la passione per il doppiaggio anche di questa serie, non soltanto della serie stessa. Quindi ho detto, perché no, vabbè. Dai tempi della scuola, dai tempi dell'accademia, tutto quanto, ho sempre avuto un amore per questo ambito. Non sono arrivato ancora a realizzarlo, forse un giorno, chi lo sa. Certo. Ho avuto dei problemi nella vita che mi hanno impedito, però adesso... Mai dire mai, esattamente. Abbiamo qualche altra domandina dalla chat? Una un po' strana. Anche tua. C'è una ragazza che riposta sempre questa cosa italo-spagnola. Io parlo lo spagnolo, ho sentito un pezzettino, è vero.
però è il mio parere, non voglio entrare, però gli spagnoli hanno un modo di doppiare, io frequento tanto la Spagna, hanno un modo di doppiare, ovviamente il cognome Suarez vi dirà qualcosa, però hanno un modo di doppiare molto diverso da noi. Noi in Italia puntiamo tanto sulla morbidezza, la naturalità, mentre loro invece hanno un'impostazione molto forte. E la doppiatrice della Overlord Dinosauro che sta nella sala insieme a tutti è stata Sara Imbriani, che è una nuova leva del doppiaggio. In realtà ha doppiato anche una battutina di una delle figlie di Carmilla, e io adoro Sara Imbriani ed è proprio una delle persone che secondo me sta emergendo piano, molto lentamente, però ce la sta facendo a entrare in questo mondo, e la trovo molto brava, mi piace tantissimo. Avevo anche la risposta dei cori l'abbiamo fatta, però volevo chiederti, Mario, se anche tu avevi delle tue domande, se avevi delle tue curiosità in quanto fan del doppiaggio e della serie. Allora, vai. Per quanto riguarda la serie, io vorrei sapere la vostra opinione su alcuni personaggi. Ad esempio, Vizipop ha questa abitudine di metterci dei personaggi all'interno della serie che si vedono soltanto di sfuggita. I grandi fan li notano subito e già ci fanno sopra le congetture, però non si sa effettivamente niente. In questa serie abbiamo avuto entrambi i fratelli di Angel Dust, si vedono di sfuggita entrambi. Quindi volevo chiedere a te, Rossa, come a tutti gli altri, cosa vi aspettate da loro? Allora, secondo me, io conosco molto Vivian Medrano nel suo modo di essere una totale troll, ok? Cioè, lei è proprio una che trolla il suo pubblico, ma anche che lancia, e lo trovo positivo, lo trovo molto ironico da parte sua, come quando ha postato su Twitter che non vi preoccupate che prossima settimana Angel muore. Cioè, Angel non morirà, esatto. E non era vero, e tutti pensavano che fosse vero, cioè è stata un'ondata di video su TikTok che dicevano, oh mio Dio, Vivian Medrano ha confermato che Angel morirà, invece non era assolutamente vero. Io penso che in realtà lei metta queste cose proprio perché questo prodotto nasce dalla internet culture, e la internet culture tende a fare congetture, a fare wiki sull'argomento, a fare delle enciclopedie, ed è un'eredità dell'internet, secondo me. Di come funzionano i fandom. Ma lei è molto intelligente da questo punto di vista. Cioè, lei fa un totale fan service al contrario. Cioè, in realtà magari li getta nel panico, però il concetto è geniale. Tecnicamente un angelo è morto, quindi Angel morirà. Un angelo tecnicamente. Un angelo, se un'angelina, dici. Beh, anche per esempio tutte le congetture su Alastor e Lilith, per esempio, io sono convinta al 100% che lei ha fatto dire questa cosa, che sia Lilith che Alastor sono scomparsi per 7 anni, per farci una di quelle inculate cosmiche, scusate il francesismo, sono in tema Sminutel, per farci proprio una di quelle cose per dire vi ho fregato, sì, sono scomparsi tutti e due per 7 anni, ma non sono assolutamente collegati. Io sono convinta di questa cosa. Cioè, ho la certezza. Visto che abbiamo parlato di Lilith, chi ci vedresti bene? Scusate, animale in arrivo. Eccolo il micio. Dicevo, quale voce ci vedreste bene sul personaggio di Lilith, per quel poco che è stato notato? Io so una vocina in testa per il momento ce l'ho, però non so se potrebbe... Vai. Io sparo Laura Romano. Vabbè, un vocione così cosmico proprio, bellissimo. Non so se Laura canta, però ricordiamoci, non so se vi ricordate, Vale e Ilaria, che Lilith all'inizio viene descritta da Charlie come signora dell'inferno, appunto, che dava potenza all'inferno e faceva crescere l'inferno con i suoi canti. Con le sue canzoni. Quindi io sono terrorizzata. Io ho un nome. Vai. Anche io. Vai. Claudia Catani. Brava, anche io, Claudia Catani. Anche io ho pensato lo stesso, poi con questa voce flautata che a lei sarebbe meravigliosa. Poi lei canta da Dio. Esatto. Il problema è che Claudia canta molto jazz, molto lounge, molto però, morbida. Però secondo me le puoi far fare un po', cioè, proprio Claudia la metti su un pezzo di formaggio, come nome certo. Villa, ci sta bene. Assolutamente sì. Però io avevo un'idea un po' bizzarra. È un po' meta come idea, nel senso che io ci vorrei mettere mia madre, Fiamma Izzo, perché io credo che lei, che è una cantante lirica, ha una formazione lirica, quindi a seconda delle canzoni
che verranno date a Lilith, ci sono varie scelte, secondo me. Però io adorerei farla fare a mia madre, che tra l'altro è una doppiatrice, molto poco doppiatrice oggi, lo è stata più in passato, ma è sempre stata più direttrice, e sarebbe secondo me bellissimo poter avere mia madre come mia madre. Ho letto che vorrebbe farla fare a Lady Gaga? Sì, forse... Sì, è il suo sogno farla fare a Lady Gaga, quindi in teoria ci vuole proprio una cantante di potenza, e qui, certo. E qui arriva proprio il pezzo difficile, perché i cantanti grandiosi che vanno proprio con la potenza vocale sono più difficili da trovare in Italia, perché abbiamo un altro anche modo di approcciarci al musical e alle canzoni, anche proprio nel genere italiano musical, però spero veramente che succeda qualcosa per cui riesco a metterci mia madre, non lo so. Se no, se la faranno fare a una Lady Gaga, si potrebbero anche richiedere tra tutte le, appunto, so che magari potremmo ricevere qualche critica riguardo, ma potrebbero anche chiedere un talent, però magari a quel punto, visto che ci siamo sempre io e Oreste che controlliamo in maniera maniacale, non ho dubbi che anche un talent riuscirebbe a trovare una forma piacevole all'orecchio, per l'orecchio del pubblico. Certo. Io per esempio non ho niente contro i talent nel doppiaggio, se questi sono scelti con cura. Esatto. Devono essere ricordiamoci che i talent una volta, voglio dire, erano Gasman, La pivetta. Il talent di per sé non è una figura, forse è un po' diventata una figura inflazionata che funziona più per il marketing, però in realtà il talent, se è, cioè io mi ricordo Scar, che era Massimo, aiuto, Scar nel primo Re Leone. Oddio. Adesso ho trovato subito l'amnesia. No, comunque, capito, c'è la Marchesini, Gasman, gente che, Proietti, comunque tutta gente di un certo... Scar un certo era... Mietta su Esmeralda era pazzesca, infatti, secondo me. Sì, Scar era Tullio Solenghi. Ecco. Cavolo. Ma, per esempio, ecco, se chiedessero una talent, a me piacerebbe chiamare la Pivetti, se lei sa cantare, perché la Pivetti io la adoro. Un piccolo salutino che ci è stato richiesto. Ciao, ma certo, ciao Glitter and Candy Forever, ciao. È stato un piacere averti in live. Ciao, buona serata, grazie mille per essere passata. Grazie. Bello, comunque sì, ci sono infatti tanti anche Bisio, per esempio, l'hanno citato, Bisio è stato bravo. Nel Bradipo è stato bravissimo. Sto bene. Beh, ragazzi, devo dire che anche tutto il cast di con Luca Bizzarri, Anna Marchesini e Paolo Le follie dell'imperatore per me sono iconici a livelli stellari, io li preferisco nel doppiaggio, cioè, che è tutto dire. Anche io sinceramente, in questo caso proprio, come anche fu, chi era già? Enrico Papi per Mushu in Mulan. Ah sì, bravissimo, anche lui mi è piaciuto. Sì, ma infatti è questo che è cambiato, cioè mi sembra che i talent adesso tendano a essere un po' più un fattore di marketing, e chiarisco, no, Neri Marco Re non era un talent nella serie, perché Neri Marco Re nasce nel doppiaggio, ricordiamocelo sempre, ha fatto delle parti incredibili, se adesso vi faccio una lista... Cioè, anche solo, che ne so, ha fatto Mojo Jojo e il professor Utonio nelle Super Chicche. Ha fatto anche Scarlet Martian, no? Sì, ha fatto anche... Il Marziano dei Tunes, sì. Assolutamente sì. Ha fatto Scarlet nel terzo film di Il Re Leone. Ha fatto tantissime cose. Lui anche nasce... la Lipizzetto nasce come doppiatrice. Sì, assolutamente sì. Quindi, cioè, in realtà ci sono... Non lo considererei un talent, non è stato... No, assolutamente no. Io l'avevo sentito più recentemente nel film Klaus, è stato veramente bravissimo a fare quella parte, il traghettatore burbero, ma stronzetto che tira un po' al protagonista. Beh, devo dire che lui, tra l'altro, è molto diverso di persona, è molto umile, molto morbido, veramente una persona piacevole. Quindi con un personaggio del genere è proprio...
Esatto, si sfoga, infatti non, magari non te lo aspetteresti conoscendolo dal vivo, e invece è bravissimo a fare proprio un po' quelli, i rozzi un pochino a livello di modo di parlare, anche Ask l'ha fatto molto grezzo un pochino, sì, no? Sì. Perché mi è piaciuto tanto, io ho adorato come ha cantato la canzone insieme a Riccardo, si sono veramente, hanno dato un assist, sono dati un assist a vicenda, sembra che insieme cantino benissimo, cioè, secondo me si donano molto le loro voci quando cantano in coro, sono molto belli. Hanno una domanda per Ilaria, Predator Fenice, faccela. Me la sono persa, dov'è? Non lo so, non soltanto dobbiamo ancora scrivere, allora intanto rispondiamo, c'è un'altra per Ilaria, visto che tanto sto facendo le reaction, magari qualche domanda anche. Te la ricordi, adesso... no? Eh certo. Non tutti i doppiatori si ricordano i loro ruoli, dai. Cioè, Flora ovviamente sì, però adesso qual era la quarta? Esattamente, mi si sovrappongono. Ne abbiamo fatte tantissime delle Winx. Io credo di ricordarmi il primissimo doppiaggio in cui ho sentito Ilaria, correggimi se sbaglio. Faceva la principessa nel cartone dei Cavallegri della Kinder Ferrero, mi sembra fosse. Ah, mamma mia, davvero? Ma quanto tempo fa? Tantissimo, erano quei cartoni che uscivano con... Pensate. Assurdo, io mi ricordo la sua voce proprio da questo. Spero sia giusto, magari sto dicendo una cavolata. Però no, potrebbe essere, ecco una cosa... No, noi doppiatori doppiamo veramente tantissime cose. Poi è chiaro che le Winx, certo che ce le ho tutte impresse. Ora, ricordarmi le singole stagioni di tutto quello che ho doppiato, proprio con i numeri, eccetera, mi risulta un po' più complicato. Però Flora... Invece, però, e Katara poi è un personaggio iconico della leggenda di Aang. Cioè, veramente... Katara, sì. Mi ricordo quando ti ascoltavo su Katara, mi piacevi tantissimo, anche perché lei che domina l'acqua, e io ti sento molto legata all'elemento dell'acqua, quindi mi piaceva molto come tu l'hai resa. E cosa ne pensi del fatto che adesso... cosa del dominio mi piaceva tanto, nel fatto che loro dovevano essere lì ad allenare, cioè a me piacciono molto queste cose, perché poi mi piace, io sono un essere un po' spirituale, quindi mi piace pensare che, sono un po' animista, no? Mi piace pensare che viviamo in un mondo tutto animato, quindi queste cose bellissimo. Qui... E cosa ne pensi del fatto che adesso uscirà il live action di questo che leggenda di Aang? Bello, peccato, sicuramente non sarò io, però magari chissà una comparsata. Sarebbe bello, magari puoi fare un genitore di Katara, o sarebbe fichissimo, secondo me sarebbe bellissimo se aggiungessero anche Riccardo Suarez, secondo me, perché sarebbe una bellissima eredità avere tuo figlio nel live action che potrebbe fare? Non lo so, secondo me è difficile, ormai hanno fatto il cast, ragazzi, ormai l'hanno doppiata, non c'è niente da fare, sì. Però poteva essere, secondo me poteva essere anche bravo e divertente come Aang, però questa è la mia idea, perché Riccardo sa essere ipersuadente, ipersensuale, sa essere iperenergico, sa fare veramente tutto, secondo me. Ricordiamoci che anche fatto Steven, quindi volendo creare un ragazzino con un grande peso sulle spalle, insomma, è praticamente un personaggio che conosce. Sì, vi dico una cosa, Riccardo è proprio, e Rossa lo conosce bene perché sono veramente migliori amici, praticamente convivono, cioè stanno tutti i giorni insieme. Il qua dietro è per Riccardo, cioè lui quando viene qui a giocare e poi dorme qui su quel tatami con il braccio. Stanno sempre insieme, cioè poi sono proprio, hanno tante cose in comune, condividono tante passioni e poi secondo me vi equilibrate tantissimo, voi due vi date una mano, siete due appassionati del mestiere. E Riccardo, io dico sempre scherzando, anche, cioè, è una caratteristica che un pochino anch'io, ma lui è veramente esagerato, cioè io gli dico tu sei un corsista. Riccardo ha studiato qualunque cosa nella sua vita. Lui ha iniziato a fare il doppiatore da bambino, qualcuno me lo chiedeva, no? Ha iniziato a fare da bambino, Steven l'ha fatto proprio che era ancora un bambino, un ragazzino, insomma. Ma lui, io non li so più contare i corsi di
recitazione, di teatro, di cinematografia, scrittura teatrale, scrittura di canzoni, musical, canto, cioè si è fatto corsi su qualunque cosa, persino uno in astronomia, cioè Riccardo è veramente, potrebbe fare qualunque cosa nella sua vita e non si ferma, cioè anche in questo momento sta facendo un altro stage a Bologna, cioè, a Bologna, sta un po' di mesi a Bologna che deve fare. Anche per questo ci compensiamo. Io da questo punto di vista, sono opposta, nel senso che io sono molto un'istintiva, sono una persona che è cresciuta nel doppiaggio e ha imparato a farlo facendolo, e sono una persona, ammetto che pecco un po' di accidia, di pigrizia, quindi fatico a socializzare nei corsi, cioè io non sarei mai capace di fare quello che ha fatto Riccardo adesso, che si è trasferito a Bologna per 3 mesi e sta là. Però in questo mi insegna tantissimo lui e magari riesco a insegnare anch'io qualcosa a lui e ci compensiamo tanto. Vero, vero, vero. È proprio bello. È una cosa stupenda. Ci ha risposto Predator, quella domanda che aveva per Ilaria, la metto in evidenza un attimo. Com'è stato doppiare in compagnia di Patrizia Prata e Deborah Magnaghi? Ti lo ricordi, Ila? Patrizio sicuramente sì, Patrizio sì, perché ci ho lavorato, a parte che lo stimo, è una persona molto carina, e ci ho lavorato anche lui come direttore, è stato molto molto bello. Bello. Cioè è una persona carina, non lo vedo da tanti anni, ma ho un bellissimo ricordo di lui. E invece di questa domanda avevamo già risposto che Valentina giustamente aveva approfondito moltissimo al riguardo. Sì, no, io la domanda che... Certo, sentita, messa alla prova, indubbiamente. Sì. No, chiarisco anch'io, non ho doppiato io Vaiana in Oceania, è stata Emanuela Ionica che è anche la doppiatrice di Emily. Io l'ho fatta soltanto nel primo trailer che è uscito, perché ancora non avevano scelto una voce, io ero lì, l'ha diretto mia madre, Fiamma Izzo, e quindi ho detto, senti, fammi Vaiana, poi tanto non la puoi fare tu perché hai già fatto Merida, però intanto falla. Io volevo chiedere, visto che è uscito l'annuncio di Oceania 2, sai mica come ha preso la notizia? Non ne ho idea, perché a parte che Emanuela non l'ho vista per il momento e non so neanche se lo dirigerà mia madre, dipende dai capi. Volevo sapere semplicemente perché è uscito così dal nulla, che è molto vicino. Cioè, sì, nessuno si aspettava che uscisse l'annuncio così. Sì, è stranissimo. Mi sembra che sia anche stato fatto per una questione di mancanza di classico Disney quest'anno. Hanno annunciato tanti titoli, però mancava il classico Disney. Certo, io spero solo che non l'abbiano affrettato. Però hanno annullato la serie di Vaiana, di Oceania, e hanno fatto questo film. Quindi forse avevano già materiale da tempo e ne hanno fatto un film perché non avevano abbastanza materiale per fare la serie. Oppure hanno scelto di farlo perché... appunto era più facile come uscita. Io penso che sia una mossa un po' così. Mi dispiace che la Disney stia facendo soltanto sequel, sta facendo Oceania 2, Frozen 3. È un peccato. È un vero peccato. 2 avremo di nuovo Ilaria che ci doppia giù. Questo mi rende felice. Molto. Io ho adorato quel film. Però è un peccato, mi sembra uno spreco. Quale? Qual era Zootropolis? Che stavo leggendo? Zootropolis, mamma, che amo tantissimo. E quando l'ho fatto, mi ricordo che Rossa mi ha mandato un messaggio, me lo ricordo ancora il tuo messaggio. Sì, mi è piaciuta tantissimo Judy Hopps, come l'hai fatta, e ho adorato la chimica anche che c'era fra voi, io la sentivo proprio vocalmente tantissimo, con Quarta che mi faceva impazzire con la sua voce da conquistatore, che mi ha fatto sentire una furry, cioè un amante degli animali antropomorfi, perché Quarta, ma pure tu, cioè io ho adorato, mi sono innamorata di Judy Hopps e di Nick Wilde, cioè sono personaggi fighissimi. Quindi sono felice che esca Zootropolis 2 perché sono curiosa. Però mi dispiace che non facciano storie nuove, è l'occasione per una nuova era, no? Cioè sono, ma ci deve essere qualcosa, devono avere un piano dietro perché si devono essere accorti che non sta funzionando. L'hanno dichiarato. Quello che gestiva la Disney prima, se non sbaglio, è stato licenziato, adesso ce n'è uno nuovo, quindi...
è successo questo. Il vecchio CEO della Disney aveva eletto il CEO che ha fatto un casino, non mi ricordo come si chiama, anche con ha fatto un casino anche in Florida, perché non voleva dichiararsi pro alla legge Don't Say Gay, che era molto grave, cioè che non si poteva parlare dell'omosessualità in nessun caso. Non si è espresso, e questo l'ha messo molto in cattiva luce, ma anche perché ha sbagliato un po' di cose di marketing. Quindi è tornato il suo maestro, ma in realtà fra 4 anni se ne deve andare per forza, perché non può stare in quella posizione. Quindi io spero che chiunque sarà, prima di tutto spero che, francamente, tiro acqua al mio mulino, sia una donna finalmente. Mi sono rotta le palle di questi CEO bianchi, cisgender, uomini, vecchi, che non capiscono niente delle nuove generazioni. E mi dispiace dover dirlo, perché io amo la Disney, amo lavorare per Disney e stimo tantissimo le persone che si dedicano alla Disney e all'animazione, però sento che manca proprio la spinta di un tempo, manca la volontà di andare un po' oltre al wokeism, al voler dire sempre tutto politicamente corretto, invece di esprimere un messaggio che è al di là di queste cose, come fa Hazbin Hotel. Cioè, io trovo che Hazbin Hotel non sia assolutamente una serie di woke, una serie che parla di politicamente corretto semplicemente per farlo, perché è un'agenda politica o perché è un'agenda sociale, ma perché deve farlo, perché ne sente, è composto di queste cose. La coppia di Charlie e Vaghi, se noi li rendiamo due uomini o uno uomo e una donna, non cambia niente i loro ruoli nella coppia, sono identici, e questo è rarissimo da vedere. Esatto. Io lo apprezzo tantissimo, mi commuove parlarne, perché è una cosa che... Ha fatto un lavoro stupendo anche per questo. Tra l'altro, collegandoci a questa cosa bellissima, vogliamo tirare in ballo quella cosa di cui ti ho parlato prima dell'inizio del live, Rossa? Dai, la certo. Petizione contro Hazbin Hotel. Ragazzi! In realtà più di una, però questa è la più famosa. C'è una petizione contro Hazbin Hotel. Gli ipercattolici si sono messi contro di noi e vogliono distruggerci, ma non sanno che non ci riusciranno mai. Io ho la pagina. Rimango perplessa rispetto a questo, perché io, che sono proprio una sognatrice, eccetera, io vedo solo messaggi d'amore dentro questa serie. Non riesco veramente a capire. Cioè, questa è la prova del fatto che la forma conta più del contenuto, ed è una società che funziona così, ed è per questo che ci troviamo in questa società, perché è una società dove, contando più la forma del contenuto, siamo invitati tutti ad essere più finti e a mettere, a lavorare meno nella sostanza di quello che siamo. Invece, secondo me, questa serie è proprio il cartello che mostra l'importanza della sostanza di quello che c'è sotto, perché queste forme così brutali a volte sono anche fastidiose, no? Perché dici, oddio, all'inizio hai quasi la sensazione di dire vabbè, però forse anche un po' troppo, ma ti accorgi che non c'è una manifestazione che non sia utile al messaggio che io ho letto sotto. Ma posso dire, secondo me questo è uno spunto di riflessione, come la riflessione che tu hai fatto, e soprattutto quando non riusciranno a fare questa cosa, magari avranno modo di ricredersi, di capire che c'è altro. Ma allo stesso tempo io dico sempre, da quando ho letto in particolare quell'articolo di Provita e Famiglia, che ci ha dichiarato che Hazbin Hotel è una serie che venera il demonio. Sì, una serie satanica a tutti gli effetti. Dimmi, ma cosa c'è? Non c'è nulla. Nulla. Una serie che esalta il diavolo. Non l'hanno vista, perché poi è una grande metafora, a mio avviso. Io ci ho letto proprio una metafora grande del mondo in cui noi viviamo, perché inferno e paradiso sono comunque delle realtà che vivono nella nostra terra, no? Quindi comunque è proprio, secondo me, una forte analisi di quella che è proprio la realtà che tutti noi viviamo costantemente, dove appunto non sempre l'apparenza è la sostanza. Quindi è questa la cosa bella, ma nel bene e nel male, perché poi, come abbiamo detto prima, in quello che viene chiamato il paradiso, lì ci sono comunque anime meravigliose, come ce ne sono altre che ormai sono diventate tipo Saruman, cioè perché comunque il potere
gli ha dato alla testa, perché poi alla fine è sempre quello il messaggio. Ecco, io ho pensato una cosa bellissima, è come se questa serie fosse una specie di Signore degli Anelli o Star Wars, messa in un'altra forma, con un altro contenitore, ma il messaggio è quello, dove c'è Charlie che invita a passare al lato chiaro della forza, cioè esattamente il contrario. Aria, è lei che cerca di prendere quelli del lato scuro e portarli. Sì, no, ma c'è anche da dire, appunto, Ila, che quando tu dici è tutta forma e niente sostanza, ma è esattamente questo. Scusate, parlo un po' più piano perché. Vai. Sì, è esattamente questo, perché non c'è nemmeno il tentativo, qualcuno l'ha scritto, basterebbe guardarlo la serie, ma non c'è mai il tentativo di andare in fondo, cioè non c'è mai il tentativo di considerare esattamente. No, non si può fare, perché loro... È il non studio, il non approfondimento, il non voglio sapere nulla. Il loro messaggio è superficiale. Quindi non possono andare in fuori. Classica, esatto, è come la classica cosa di fare un po' quello che cacchio ci pare, perché poi tanto basta andare in chiesa. Esatto. Che è una follia. Non c'è nemmeno bisogno di pensare realmente al pentimento. E quindi è un grande arrivo essere stati criticati, secondo me, da questo. Esatto, sì, perché non è... basterebbe guardare... i contenuti delle canzoni che parlano di amore, di perdono, l'odio non ti porterà da nessuna parte, cioè il perdono, messaggio, ma è questa la bellezza. A me mi arriva proprio una prova. Io, per esempio, sono una persona altamente spirituale, quindi posso essere proprio rappresentativa. Non appartengo a nessuna religione, ma amo proprio la spiritualità, cioè le cose sottili. Penso che ci sia un universo intorno a noi. Sono una persona che pratica la meditazione, quindi veramente stiamo parlando di una persona, cioè mi metto qui come rappresentante del mondo spirituale, e io mi sono messa a vederla questa serie e non, cioè, avevo solo lacrime agli occhi, dicevo oddio che bello, cioè, ero proprio, avrei preso Charlie per mano e l'avrei portata ovunque, perché comunque io la trovo veramente profonda e bellissima. Secondo me sareste migliori amiche tu e Charlie. Assolutamente sì, io starei lì ad appendere i cartelli fuori dall'hotel con lei, esatto. Capito? Ma io infatti una cosa che io ho notato tantissimo, io quando visto che mi chiedevano qual è stato il mio processo di adattamento, nella mia mente l'inferno di Charlie era Roma. Certo. Okay? Quindi io quando andavo per strada a me veniva da canticchiare proprio e forse puzza ma ci sarà felicità, perché anche Vivian Medrano te lo giuro, perché anche Vivian Medrano in realtà io trovo che lei descriva l'inferno come il nostro mondo, e anche l'ambasciata del paradiso sono solo i piani alti, il potere che decide cos'è bene e cos'è male, no? Esatto. E quindi è una rappresentazione del nostro mondo, si vede anche nell'altra serie di Vivian Medrano che va su YouTube, che vale Ilaria, se vi è piaciuto Asbin Hotel vi consiglio di vederla. Hell of a Boss si chiama, scritto okay. Hell questo Uba personaggio Boss. Quello okay. e si vede anche il mondo umano in quella serie, perché parlano di un altro girone dell'inferno rispetto a quello di Charlie e tutti gli altri, ma si vede anche quando vanno nel mondo umano, e il mondo umano è molto neutro, sembra mi ricorda un po' la struttura di Nightmare Before Christmas, dove c'è il mondo meraviglioso del Natale, il mondo terrificante di Halloween, e la Terra che è la neutralità pura, è grigio, quindi è quel piano di mezzo che non sta né di là né di qua. E infatti tutte le particolarità sono sempre all'inferno, cioè anche il paradiso, come viene descritto in Asbin Hotel, è molto vago, ci viene descritto in una canzone, ma non lo vediamo, perché non è importante. L'importante è l'inferno, che è quello che noi viviamo alla fine. Esatto, ed è bellissimo perché questa possibilità, no? Quando parla appunto di redenzione, è una cosa bellissima, perché noi viviamo, io una volta ho letto una cosa meravigliosa, no? Ho letto che c'è un popolo di selvaggi africani che, siccome sono selvaggi, quando qualcuno commette qualcosa nella loro società, i saggi di questa civiltà si radunano intorno a questa persona e convivono con questa persona ricordandogli il valore che lui ha nella comunità.
e cercando di risvegliare in lui il desiderio di, non di allontanarsi da quella comunità, ma di appartenere e rinascere dentro quella comunità. Peraltro dentro a questa serie c'è il tema della rinascita con Serpentius, che è una roba cioè, sottile, è assolutamente spirituale, il sacrificio che ti fa rinascere. Quindi comunque c'è tutta una serie di cose che secondo me hanno dei riferimenti molto profondi. E io devo dire che quando ho letto questo articolo, dove questi qui, finché non o convincevano la persona a reintegrarsi e a svolgere la sua funzione utile nella comunità, oppure se non si risvegliavano questi sentimenti, magari ad allontanarsi. Ma il primo tentativo era proprio circondarlo d'amore. E noi viviamo in una società dove se una persona commette qualcosa, finisce in carcere, viene isolato, viene probabilmente abusato da altri che hanno subito la stessa cosa, dopodiché esce da lì ed è marchiato a vita. Ma noi, ma che esempio di società siamo? È chiaro che se poi le manifestazioni sono queste, come quelle che mi state dicendo, io solo conferma che questo mondo in questa maniera non funzionerà mai. Perché è un mondo dove comunque quando tu cerchi di mandare un messaggio del genere io ti devo distruggere, e già così stai manifestando che allora il messaggio di questa serie è vera. Perché se tu fossi appunto così elevato, no, da credere veramente in quelle cose così elevate, tu verresti a parlare, verresti a dire quali altri elementi potremmo mettere, cioè avresti un atteggiamento diverso. Invece immediatamente arriva esattamente quello, cioè lo sterminio degli angeli, cioè arriva la stessa cosa. Nella nostra, non so se tanti lo sanno, io c'ho il mio ragazzo Rocco che lavora come educatore sociale, quindi ha molto a che fare con queste cose, qualsiasi tipo di disagio sociale, ok? E Rocco, il mio compagno, è un grandissimo portavoce, lui è un Charlie, è un grandissimo portavoce della giustizia riparativa, quindi è una persona che piuttosto che dirti sì, certo, quella persona merita il carcere, lui preferirebbe sempre andare nella giustizia riparativa, che non so se sapete che cos'è, ma è quando un criminale, una persona che ha commesso un torto verso un altro, incontra la persona che ha subito questo torto e cerca di riappacificarsi con essa. È proprio la cosa che fa Charlie, tra l'altro. Esatto, è questo. È assurdo. E ci sono queste persone che fanno queste cose e veramente combattono tutti i giorni, perché siamo in una sorta di inferno, tra mille virgolette, in cui ci sono le persone come Charlie che cercano disperatamente di emergere, di far emergere nuovi metodi, di sfondare delle porte che sono sigillate a tripla, quintupla mandata. Però io credo che ci sia sempre speranza da questo punto di vista. Io credo che gli esseri umani, per quanto testardi, prima o poi un pochino riescono a cambiare, anche se è un passetto alla volta, mezzo passo alla volta, piano piano cambiano. Lo vedo anche per le cose che cerchiamo di fare, anche nelle piccole cose, in realtà. Un esempio molto banale, che penso che Ilaria mi è stata in certi casi maestra, è quello che si può fare coi bambini. Cioè, ok, un adulto non è mai un bambino, però un bambino che fa qualcosa che non deve fare, se viene aggredito oppure punito o altro, non che tu debba lasciargli fare tutto, perché questo non è l'educazione, ma l'educazione è proprio, io non ti devo marchiare, io ti devo insegnare, devo tirare fuori da te, cioè è proprio l'educazione, no? Portare fuori da te qualcosa che magari tu hai già dentro, non lo stai gestendo nel modo giusto, e allora cerco di fare di te una persona migliore. Io credo che stiamo diventando talmente filosofici che dovremmo tenere un TED Talk, ragazzi, eh? Che bello! Allora, magari. Giusto per ricollegarmi un po' al discorso petizione, anche bambini, collegando le due cose insieme, giusto per riportare un po' di vivacità, diciamo. Giustamente. No, stiamo facendo discorsi stupendi, però giusto per tagliare un attimino. Voglio citare uno dei cavalli di battaglia di questa petizione, che chiunque sia un minimo appassionato di animazione come me, anche voi, se ci fosse qui Enrico 151 sicuramente andrebbe in bestia per questa frase, che è: questa serie attirerà i bambini a causa dell'animazione, ma è tutt'altro che adatta ai bambini. Ora, questa è una frase che per molti ancora animazione voglia dire animazione uguale bambini, però
è una forma io direi che è passato il tempo in cui l'animazione è uguale l'ha scritto ai tempi dei Simpson. l'ha scritto una delle 24.000 persone che hanno firmato questa petizione. Un boomer, sì, ma perché oggi sappiamo tutti che i cartoni prima il cartone animato era per i bambini, ma oggi noi sappiamo tutti che ci sono i cartoni animati per bambini e i cartoni animati per adulti. Peraltro su Amazon è proprio segnalato. Ma dagli anni 80? Questo cartone animato contiene parole volgari, violenza, cose, scrivono tutto. Qualità. Ed è segnalato ai superiori di 16 anni. Io non riesco semplicemente a concepire che ancora adesso, nel 2024, qualcuno possa utilizzare questa specifica frase come cavallo di battaglia. No, per me è una follia. Anzi, è la prova di come sta messa la società. Ma perché noi, in realtà, la generazione dei 25, 30, 35, che è cresciuta con i classici Disney, con l'animazione di Cartoon Network, con la pop culture di internet, che dava tantissimo spazio alle animazioni indipendenti, cioè adora l'animazione, noi adoriamo, la gente della mia età adora l'animazione. Valentina Cavazza è una delle più grandi fan dei cartoni che magari conosciamo io e lei, però ne parliamo tantissimo perché li amiamo. E la cosa che io sempre aspetto continuamente sono serie come Hazbin Hotel, che sono, sì, è una serie per adulti, certo, però anche un sedicenne la può capire, no? Che non è legalmente adulto. Perché tutte le animazioni di oggi vengono fatte a lasagna, sono prodotti lasagna, si definiscono, che a seconda di chi le guarda ci vede più o meno cose. Infatti tutti i cartoni animati sono invasi da riferimenti a film che un bambino di 6 anni non potrebbe mai comprendere, citazioni della pop culture continue. Quindi è un commento talmente sciocco, talmente ignorante, tipico tra l'altro delle persone fanatiche che hanno soltanto... La visione è a corridoio proprio, cioè hanno i paraocchi come i cavalli alle corse. Esattamente. È assurdo, è talmente minimizzante, è talmente degradante come cosa da pensare. Che non posso credere che si punti ancora su questo per fare avvalorare le proprie. Assolutamente un commento. Guardate, io vi posso dire una cosa: quando io ero piccolina, io amavo gli anime, no? Guardavo tutti i cartoni giapponesi, e all'epoca si diceva che se guardavi i cartoni animati giapponesi, almeno molti, che erano anche quelli che guardavo io, saresti stato un ragazzino deviato, violento, quindi da lì sarebbe adesso, no? Rossa e Valentina un pochino mi conoscono, vi assicuro che me li sono ciucciati tutti, cioè io mi sono vista qualunque cartone animato, proprio anche quelli proprio no, questo qua è pericoloso. Io sono una persona proprio per niente violenta, cioè neanche nei confronti dei miei figli, proprio che potete chiedere. Quindi voglio dire, a volte viviamo con dei preconcetti che poi mi continuano a lasciare perplessa. Ma infatti per tanti anni abbiamo avuto gli anime alle 4 del pomeriggio, violentissimi, perché l'animazione giapponese non è per bambini, certo. non viene mai definita un prodotto per bambini. I manga, persino gli hentai, quindi a sfondo erotico, si possono leggere dai 4 ai 99 anni, c'è scritto sul fumetto, è addirittura estremizzata questa cosa in Giappone, perché non ci sono limiti di età. Quindi può essere anche... Hanno un concetto di ciò che è pudico un po' diverso. Molto diverso, anche perché i loro fumetti erotici sono censurati, quindi le parti intime, per esempio, non si vedono. Quindi un bambino potenzialmente può anche andare in una fumetteria e comprarsi un fumetto erotico. Ora, non dico che sia buono come cosa, però normalizzare anche la sessualità e normalizzare il fatto che le persone possono essere violente ti insegnano anche... a reagire a queste cose, a capire dentro, no? Non sì, puoi ma poi quando esatto, poi quando io ho sempre notato che quando tu cresci in un ambiente altamente giudicante, inevitabilmente lì determinate caratteristiche potrebbero uscire fuori, mentre quando tu cresci in un ambiente comprensivo, dove ti viene insegnato ad essere comprensivo, a non giudicare gli altri, a lasciare che ognuno viva la sua vita. Mia madre diceva una bellissima frase: vivi e lascia vivere. E io sono di quest'idea. Io penso che noi siamo qui sulla terra tutti per fare qualcosa, ma l'esperienza
l'esperienza mia non potrà mai essere uguale a quella di un altro, quindi io non potrò mai giudicare l'esperienza di un altro. Per cui il problema fondamentale di questa società è proprio il giudizio, e parte da queste cose. Cioè, lasciamo che ognuno esprima e dia il messaggio che vuole dare, dopodiché ognuno di noi lavorerà nella maniera adeguata dentro la propria casa per dare l'esempio migliore che vuoi dare, ma tu non puoi andare a massacrare gli esempi che vogliono dare gli altri. Cioè, è vero, verissimo. Ma infatti, ragazzi, tutti i più grandi criminali del mondo spesso vengono da case estremamente restrittive, di grandissima chiusura, dove vieni stretto al punto che a un certo punto esplodi per forza di cose. Certo. Quindi, io sono cresciuta in una famiglia che vede la sessualità e l'erotismo, ma anche tutti i temi che possono essere sensibili per un bambino, con grandissima libertà, con grandissima apertura. Cioè, io con mia madre ho sempre parlato dei miei dubbi, delle mie insicurezze, e se non lo si fa, poi si arriva a vivere una vita molto triste, dove tu pensi che le cose funzionino nel modo in cui ti hanno sempre insegnato, e non hai il giudizio critico di dire: no, aspetta, fammi andare a vedere se questa cosa veramente è satanica, o magari se invece è una cosa che è più soltanto intrattenimento e messaggi positivi. Il fatto è che ci sono certe generazioni, adesso salvo rarissimi casi, che non cambi più. Vedi, sì, che bello, tanti stanno scrivendo queste cose qui, infatti, no? Cioè, di quando sono state criticati. Ma scusami, certo, però, no, figurati, però ecco, è vero, cioè, nel senso, la critica poi è la prima cosa, come così il vietare qualcosa quasi sempre il modo migliore per avvicinare qualcuno. Ah, sì, è vero. La cosa reale è che questi tipi di personaggi non hanno nemmeno più la necessità di essere cambiati. Perché stiamo benissimo così, è molto più semplice essere così. Va bene. E io va bene così. Direi che proprio possiamo rispondere con tutti i valori di Asbin, che è proprio la comprensione, la tolleranza, il perdono. Vogliamo fare l'elenco dei valori che vengono, delle virtù insegnate dentro Asbin. Che poi ci sono proprio tutti i peccatori, tutti i tipi di peccatori. Tutti, cioè, tutti i tipi di peccatori, certo. E le soluzioni in tutte le canzoni sono: solo con l'amore ce la farai, solo col perdono ce la farai, la redenzione è la base di tutto. Cioè, quella canzone meravigliosa. Che brutti messaggi. Quella canzone meravigliosa, che è una delle mie preferite, che è Tu fai schifo baby, che dice: se mangiamo la merda insieme, forse lo sopporterò. Cioè, è proprio il... Per me, io adoro quella canzone. Madonna, è bellissima, la comprensione totale. Sì. Cioè, anche quando dice: e va bene così. Cioè, va bene così, va fai bene schifo, così, va sì. Bene. Accetta. Anche perché in un qualunque percorso di crescita, per esempio, nei percorsi di pulizia per chi è dipendente, il primo passo è l'ammissione. Cioè, tutti i famosi 12 passi che percorrono le persone che hanno problemi di dipendenze sono proprio dentro la serie di Asbin Hotel. È una serie che ha dei messaggi veramente belli, perché sono proprio quelli che ti permettono di, partendo, peraltro, in tutti i simboli, in tutte le simbologie dei percorsi spirituali, c'è il fiore di loto, che è un fiore che nasce in uno stagno. Uno stagno rafferma nel fango, cioè è necessario quel fango. La serie fa vedere molto bene questo, perché è proprio da lì che esce fuori il fiore di loto, che è il massimo simbolo della purezza, del sì, è vero, veramente di quello che comunque riesce a uscire dal fango. Quindi, se tu precludi, io penso che dovremmo rispondere a questa terribile petizione facendo una petizione per avere da A24, perché sono suoi diritti, tutte più le canzoni. No, tutte le canzoni in italiano su Spotify. Grazie, facciamo una bella petizione. Perché questa dipende da 24, non da Prime Video. Ma oltretutto questa petizione qua in particolare è fatta su un sito che, come ti ho detto prima, si chiama One Million Moms. Insomma, un nome che più mamma pancina di così non c'è, quindi... Vabbè, terribile. Comunque, scusatemi, io devo assolutamente fare questa domanda a Valentina, perché continuano a spammarla in chat con una tenacia che non ho mai visto. Mi dici qual è che la metti in un... Quella di ciao, domanda per Valentina: ti è piaciuto doppiare Luke? Okay. Credo di aver già risposto. Il fatto è che continua a spammarla, però forse ciao non c'era. Esatto. Vai. Vabbè. Ovviamente mi è piaciuto moltissimo doppiare Lute, anche se inizialmente non sapevo nulla di questo personaggio, non avevo idea di che cosa sarei andata a fare, e ho scoperto il suo volto molto tardi, perché lei si toglie la maschera molto tardi, e quando l'ho vista ho detto: ok, allora
ho anche iniziato a poterla rendere un po' più umana e di conseguenza ad avvicinarmici un po' di più. Come commentavo prima, lei è assolutamente morally gray, mi verrebbe da dire, ma è talmente priva di qualunque tipo di morale che quasi non è cattiva neanche lei, cioè è talmente cattiva che lei semplicemente fa il giro, è vero. È così, mi interessa molto quello che sarà, immagino, la sua evoluzione, perché secondo me io un paio di idee me le sono fatte e ha preso il posto di Adamo, quindi prende il posto di Adamo e secondo me lei ha una motivazione molto potente rispetto a questo, che potrebbe addirittura avvicinarla all'Aspin Hotel in qualche modo, spero. Quanto soffre lei quando muore Adamo? Da morire. quella rabbia, quel modo. Lei in qualche modo fa la stessa cosa che fanno Lucifer e Vaghi con Charlie, la fa lei con Adamo, esatto. Cerca di difendere, cioè alla fine è bellissimo. Amore, anche vedi che certo. È amore. E quello è un punto che mi ha straziata, come mi ha straziata, no, non l'ho ancora detto questo, mi strazia il momento in cui Valentino tratta male Angel, perché io mi aspettavo quel momento, perché Angel alla fine è davvero un passivello da bordello, ma in quel momento non è più un passivello da bordello, in quel momento lui soffre, tu sei lì che dici aspetta un attimo, però sto assistendo a un abuso ed è un reale abuso e io sono stata male. Anch'io tantissimo. Sono stata male. Mi ricordo una manipolazione pazzesca. Sì, no, mi ricordo che fisicamente mi dà proprio. Mi ha turbato. Io non sono riuscita a rimanere. Quindi mi ricordo perché l'abbiamo vista insieme. Eravamo tutti insieme a vedere le quattro puntate. Mi ricordo che tu hai detto: Dio mio, mi questa scena. Male. Sì, perché. Riccardo, che cosa ha fatto? Riccardo ha fatto un lavoro. Cioè... Quella rottura, quell'onore. Quel no che fa no. Ogni volta... e non lo fa per se stesso, perché lui dice tu a me mi puoi fare quello che vuoi, non toccare i miei amici, bellissimo. Non toccare Charlie, guardate, mi viene da piangere, ogni perché volta io che dice, scusami sì, Vale. Sì, ma ogni volta il modo in cui dici Valentino, il modo in cui dice sì Valentino, dici rassegnato, ogni volta è diverso. No, è una cosa, guarda, mamma mia, è veramente assurdo. Io mi ricordo, per dire, non si può veramente limitare a Spinotella a una definizione così. Del genere, ma infatti io mi ricordo che Veleno l'abbiamo scritta proprio perché, proprio quando io ho obbligato Rocco e Riccardo a vedere la scena di Valentino, perché io non ho mai visto nella mia vita una scena di abuso descritta così nel profondo e così bene e con così tanto rispetto, perché è molto difficile parlare dell'abuso senza offendere le vittime, senza far rivivere il trauma, perché se non l'hai vissuto spesso non lo comprendi, si vede che c'è una grandissima comprensione di questo argomento io non ho mai visto una cosa, ma devo dire neanche nei film o nelle serie TV ho visto un abuso trattato in modo così particolare, così nel dettaglio, e mi ricordo la nausea, è disturbante. L'unica volta in cui ho avuto più o meno la stessa sensazione è stato sempre parlando di Aspin Hotel nel videoclip di Addict, che c'è sul finale, quella scena davanti allo specchio dove lui rivive un flashback di Valentino che... Esatto. Tra l'altro vorrei fare un regalo alla chat, visto che tutti sono curiosi di come adatteremo Addict, e vorrei farvi sentire come ho adattato quel pezzo, perché secondo me potrebbe piacervi. Ce lo canti? Sì, ve lo canto, se vi fa piacere. È una droga, il dolore, tutto il resto è rumore. Sento scorrere il veleno ovunque dentro di me. È un piacere che fa male e mi ricorda te. È una droga, quel veleno rende bello ciò che è osceno. Anche se la redenzione non è fatta per me, forse non è così male questo Aspin Hotel. Quindi questa secondo me bellissima, ammazza che anteprima, che anteprimona. Mi ricollego già che siamo al discorso canto, vai per mandare una domanda per Valentina. Ti ha emozionato cantare con Garnet o il tuo personaggio
in Aspen Hotel, nel canto si intende. Sì, è dura perché sono due cose completamente diverse. Talmente diverse, talmente... Beh, devo dire che io ho cantato poco per Lute. Eccola, guarda Garnet! Cosa? L'ha fatto tuo fratello? No, no, questa l'ho comprata una fiera, però... Ah, scusa, cercavo le messa... Wow! È bellissima. Bella. Bellissima. Sì, ho cantato poco per Lute, quindi... E tra l'altro cantato, sofferto, però da morire, farò molto meglio, ancora di più la prossima volta. Io non vedo l'ora. Anch'io, confesso. Però Garnet, devo dire, ho un affetto, parte una continuità, sono tante stagioni, Steven Universe e tutto, sì. Ma lei è molto mamma, e io ho iniziato Steven Universe che ero mamma veramente da poco, quindi mi piaceva anche per quello, quindi... Due esperienze completamente diverse, appaganti entrambe, probabilmente più divertente e sarà più divertente fare Aspen Hotel, ma perché quel discorso che facevamo prima, io sono mamma tutto il giorno, quindi... Esatto! Ragazzi, io vi devo salutare. Grazie ragazzi, grazie di essere stata con noi, Ilaria. Grazie, ciao, è stato un piacere grandissimo. Vogliamo fare quest'ultima cosa e poi magari ci salutiamo, che cantiamo tutti un pezzettino della canzone preferita? Che dite? Che la sentite? Di cantare tutti un vostro pezzo preferito di Aspen Hotel. Io non posso. Aspetta, mi è partito l'audio. Che cercavo il titolo, aspetta, ti è partito il tuo. Non so toglierlo, aspetta. Aspetta, che cerco il... perché non mi ricordo, io non la posso fare la frase, se no non me la ricordo. Vale, lo capiamo, c'è il tuo piccolo Nea che dorme, sto dormendo qua dietro, giusto. Pensa come lo sveglio traumatizzandolo, poverino. No. Io vi canterò, realizzerò un mio sogno e canterò la parte di Alastor della canzone finale, perché è una delle cose che mi piace di più di tutta la serie. Trascino qui, trascino fin qui quel che resta di me, ma la morte so che mi voleva per sé. Se pensano che sarei morto da eroe, mi dispiace, ma no, sono tutte bugie. Dai, basta così, facciamo questo. È vero, qualcuno ha scritto molto Jack Skeleton, è un sacco Jack Skeleton. Sì. Tanto, tanto. E alla fine tantissime. Ma le arte? Sì. E hanno anche il fantasma dell'opera in quel pezzo, secondo me c'è quel finalmente il mondo piegherò, che è bellissimo. Sì, è vero. Sì, io ho innamorata persa alla sera, io vi saluto. Vale, grazie. Grazie a voi di tutto. Tesoro. Ciao, Valentina, buona serata. Buonanotte, ciao. Buonanotte. Ciao tesoro. Ila, tu cosa ci vuoi cantare? A me piace tanto una che è difficilissima, però mi piace tantissimo. Aspetta, fammi prendere le parole. Vai, vuoi che te le mando? Aspetta, se mi dici il titolo, io te le trovo subito. A me piace, aspetta, te lo scrivo. Vai, adesso le recupero il testo e... Oh, è tosta, ti fanno però, conti. Fanno i complimenti per Rosy, un personaggio che mi ha colpito. Se venissi mangiato, se non venissi mangiato, ci prenderei un tè insieme. Stupendo! Pericolosissimo. Attenta ai mignoli. I mignoli, attenti che te li trancia subito, sono croccanti, gli piacciono a lei. Esatto. Comunque mi sono divertita tanto, veramente mi sono divertita. Quando sono arrivata, poi vabbè, parliamo un attimo di Oreste, te l'ho mandata, che è veramente un mito. Oreste è un personaggio, ragazzi, assurdo, cioè è un personaggio che già è assurdo nella vita. Io proprio veramente farei una trasmissione dedicata a tutto quello che noi abbiamo da dire su Oreste perché è veramente un personaggio pazzesco, quindi per questa serie secondo me era veramente giusto come direttore. Ti ho mandato il pezzettino di Carmilla iniziale, se vuoi, visto che è molto difficile non cantarla a voce piena, perché quel belting è molto difficile. Oh, sì. Comunque qui ci dicevano, ti ringraziano per Insane, cantata da... Sì, che bello. Ce la canterà molto presto.
C'è un cagnetto che fa un rumorino. Ah, è il mio cane, scusate se ha sentito un fantasma. Ma ci mancherebbe. Allora, quella che a me piace di più di tutte, anche se purtroppo è la più tosta, però so che per starti accanto io di tutto farei, la vita darei, e per voi due io starò zitta. Madonna, che bella quella canzone. Brava, brava tesoro. Questa purtroppo mi piaceva la più tosta, eh? Molto sottovalutata, ho visto in giro quella canzone. Cioè, è bella. Ha preso io dopo. Me la sento al loop. Io ho notato che è stata a scoppio ritardato. Tutti l'hanno considerata, ma dopo hanno detto, ok, sì, è vero. Carina. Dopo ma io stessa, sai? Ma fammela risentire. Mm-mm. Io stesso ho avuto questa sensazione, non mi piaceva tanto all'inizio, forse perché ho molto faticato per adattarla, perché c'era il discorso che Carmilla parla alle sue due figlie e invece Buggy parla solo a Charlie, quindi è stato molto difficile. Mi chiedono il che fascino ha, che fascino ha e che volontà. Adoro. Senti, ma qualcuno ha citato Caroline Channing, vi ringrazio perché è uno dei miei personaggi preferiti. Bellissimo Caroline Channing. Quanto mi sono divertita. Lo sapete che prima, quando qualcuno aveva chiesto quale nostro personaggio ci piacerebbe vedere ad Asbin Hotel, io ho detto Giselle, ma poi dopo ho lasciato la parola, ma volevo dire che volevo vedere anche Caroline Channing con la sua valigetta. Bellissimo. E il cavallo che arrivava a Asbin Hotel. La voglio. Io voglio anche, ti la ricordi un po' di tempo fa, la streghetta che hai fatto, la strega Ranocchia, per cui ti ho fatto i complimenti l'altro giorno, di Soul Eater? Elka. Elka, che parlava tutta così, faceva crac 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 crac. Era molto divertente. Dio, che meraviglia! No, era molto una rana e un topo che catturano un serpente. Quale ironia! Esatto. Dio, stupenda, sette. Sì, di tanti anni fa, quasi 20 anni fa ormai, non così tanti, ma quasi. Oddio, che meraviglia! Divertente. Vabbè. E mi chiedo, comunque, Ila, grazie per aver cantato per noi. Ma guarda, purtroppo mi sono scelta la più tosta, però è bellissima. Sei stata bravissima, grazie. Comunque, se devi andare, ci dispiacerà molto senza di te. Risponderò a un altro paio di domande e poi andrò anch'io. Allora, i Power Ranger, qualcuno me le chiede insistentemente. Sì, l'ho fatti, è perché è una domanda che stanno ripostando. L'ho fatto tantissimi anni fa, sì, io facevo il Power Ranger giallo e peraltro l'ho fatto con... Giugi Castagna, che è proprio il papà di Gabriele, che ha lavorato insieme a Rossa per veramente bello. Grazie, Ila. Va bene. Ora, buonanotte. Buonanotte a tutti, grazie, è stato un piacere. Grazie. Anche per me è stato un onore immenso, grazie mille. Altrettanto, alla prossima. Ciao. Ciao a tutti, grazie a tutti. Ciao Rossa, bellissima. Ciao. Ciao. Ciao, ciao. Allora, visto che siamo rimasti in te, ti farei ancora qualche domandina e poi... Però prima fammi rispondere a una domanda che è per me e che mi stanno chiedendo insistentemente. Ragazzi, abbiamo avuto i doppiatori di Asbin Hotel in live e voi mi chiedete questo? Vabbè. Lo sto già scrivendo, ragazzi, lo devo soltanto registrare e montare. Quindi, poco. Tra l'altro, aspettatevi delle sorprese non per questo episodio, ma per quello dopo. Comunque, ragazzi, vi voglio dire una cosa, un po' più di delicatezza in chat ogni tanto, che ci sono state delle domande un po' delicate e devo dire, io mi sono sentita un po' a disagio, quindi vi supplico di un attimo moderare. Purtroppo non avevo nessuno che potesse moderare. Non ti preoccupare, abbiamo moderato noi, che ci frega, non c'è problema. Però mi raccomando, quando state in queste live e ci sono argomenti così delicati, di fare attenzione a come ponete certe domande, mette anche a disagio, no? Perché siamo qui a parlare di una cosa così bella, così festosa, e può creare comunque un mood, no, malinconico, e magari siamo diventati filosofi anche per questo durante la live, però... Sì, abbiamo fatto, cioè, che belli questi discorsi però. Sì, ci siamo divertiti, dai, è stato bello. È bello dire cavolate e ridere, però è bello anche arrivare al punto di emotività. Che era esatto, sono felice che abbiamo realizzato un tuo desiderio. Devo dire che con Ilaria è inevitabile, perché è una persona talmente profonda che è bellissimo. Una cosa, vai. Un secondo.
Intanto rispondo a Anthony che mi chiede: come ti sei trovata con Sei tutto per me? Hai avuto difficoltà? E come hai detto in un'altra live, sì, visto che l'ho detto, sì, ho avuto difficoltà perché c'era quel difendere chi amo, anche più alto, difendere chi amo è tutto per me, che era molto difficile per me perché non riuscivo a trovare la voce per farla voce piena invece che velata, che sarebbe no, una cosa così, quindi è stato molto difficile, però è una delle mie preferite. Ok, ho fatto, ti ho inviato il regalo da parte nostra, l'immagine. Ti ho messo anche il link Instagram di Sal, di mio fratello, se sei interessata. Ma certo, io sono una fan dell'arte, quindi, oddio mio, che bello, adoro questa... Ha uno stile un po' particolare, quindi, come tutti gli artisti, immagino. Mi piace tantissimo, guarda. Grazie. Mi piace molto. Ti sei messo parecchio di impegno perché voleva che fosse bello per questa occasione. Grazie, è veramente bello, shout out. Lo manderò anche agli altri, però intanto... Allora, una domandina un po' scema, giusto perché... Vai! Ok. Nel caso dovessi mai parlarle, questa sarebbe una domanda stupida che vorrei farla. Vai, vai. Vorrei farle. So parlare. Allora, tu hai doppiato un personaggio particolarmente iconico per il mondo Disney Pixar, ovvero Merida. Sì. Io volevo sapere com'è stato doppiare prima il personaggio originale nel film e poi la versione live action ufficiale più o meno di Once Upon a Time. Allora... Intanto doppiare Merida per me è stata un'altra di quelle svolte lavorative perché mi ha veramente presentato un po' al mondo, se vogliamo. Prima non ero chissà quanto conosciuta se non per Camp Rock e poche altre cose. Per me è stato incredibile doppiare Merida perché è un personaggio che all'epoca sentivo molto vicino a me, col conflitto materno, la non comprensione. Infatti mi ricordo che ho portato mia mamma alla prima, ci tenevo tantissimo che ci fosse. Io sono stata estasiata nel vedere che mi hanno chiamato sia per Once Upon a Time che per Ralph Spacca Internet. Vi dirò di più, io in particolare per Ralph Spacca Internet, io ho rinunciato al ruolo di Shank che mia madre mi aveva affidato per poter fare quelle 8 righe di Merida, perché io ci tenevo talmente tanto a essere lei, e l'ho doppiata anche in Sofia la principessa per un episodio, quindi sono sempre stata io. Sono sempre stata io, Merida, e ho adorato fare Once Upon a Time. Devo dire, non mi è piaciuta moltissimo l'attrice che hanno scelto, perché era molto diversa da lei, secondo me. Ci voleva un viso più a cuore. Anche secondo me era un po'... Paradossalmente, forse mi assomiglia a Merida. Mi hanno detto spesso che le assomiglio come forma del viso, che ha questo viso a cuore. Sì, molto dolce, molto... Un po' pacciocchina, no? Un po' che gli vuoi fare così, sulle guance. E invece... Rossi Ricci... Ci siamo. Sì, esatto. E un giorno volevo portarla io come cosplay qualche anno fa, poi sono un po' ingrassata, non mi piace molto fare i cosplay quando non sono al meglio della forma, capisco che per alcuni non gliene importa niente, però per me è importante. Capisco. E mi bastava una bella parrucca e ce l'avrei fatta, però devo dire che è stato divertente, è stato anche strano perché era la prima volta, penso che sia stata l'unica volta che mi è capitata una cosa del genere, cioè fare prima il personaggio animato e poi quello in live action, era una cosa molto strana per me, però mi è piaciuto tantissimo. Perché è qualcosa che già conoscevi, però non proprio come lo conoscevi tu, e quindi... Esatto, anche perché poi in originale Merida nel film ha un accento scozzese fortissimo, invece non era così forte, mi ricordo, quello di Once Upon a Time, ed era molto più adulta poi, cioè avrà avuto 25 anni l'attrice, quindi sì. Era strano, ho dovuto usare un altro registro. Oltretutto, non so se fosse un problema di adattamento, ma in una puntata nello specifico Merida diceva proprio: devo andare a salvare i miei fratelli perché sono un po' discoli, ma sono dei bravi bambini. Quando poi ho visto che tutti quanti erano cresciuti, quindi erano degli omoni di 20 anni, ho detto: che strano, cosa intendeva per bambini? Credo che lei lo abbia detto proprio perché li vede ancora come quando erano piccoli. Probabilmente, semplicemente mi aveva lasciato spiazzato lì. Sì, no, ma lo capisco. Però mi immagino Merida che chiamerà bambini i suoi fratelli per tutta la vita, anche quando avranno 50 anni e lei ne avrà 55, 60, quindi... Probabilmente. Lo trovo molto divertente. Leggevo anche la domanda di Carolina. Rossa, tu sei una super fan di Alastor. Cosa ne pensi del fatto che si sono lamentati in America per il personaggio di Alastor riguardo al fatto di appropriazione culturale per il voodoo? Ragazzi, io il discorso dell'appropriazione culturale come se fosse un'accusa lo trovo idiota.
semplicemente stupido. Cioè, per me l'appropriazione culturale è una celebrazione, è sempre un celebrare qualcosa di una cultura che è bello, che è affascinante. Ovviamente se viene fatto per i motivi sbagliati, quindi per esempio facendo un film con pieno di uomini cisgender bianchi che incontra tipo un uomo cisgender bianco che incontra la ragazza nativa americana e fanno i balletti dei nativi americani, ecco lì può essere spiacevole, però trovo che sia stato trattato così bene. Poi è molto sottile, cioè non è un argomento che esce così, sì, diciamo che è abbastanza secondario. Esatto, non è importante. E la cosa che mi dispiace è che non trovo in Alastor la raffigurazione di un uomo nero, che è potenzialmente una persona che utilizza il voodoo. Può essere creolo, può essere caraibico, però... Sì, cioè, poi deve essere... è di New Orleans, pensavo fosse stato detto questa esatto. cosa, se non sbaglio. Esatto, quindi allora lì lo capisco perché dici è di New Orleans, magari è stato cresciuto in una famiglia dove il voodoo si praticava fin dagli esordi della famiglia e quindi sono bianchi, ma è un dettaglio, succede a New Orleans, ci sono famiglie che praticano voodoo e sono bianchi, cioè non significa nulla, però ecco mi è dispiaciuto perché era un'occasione, se io posso fare una critica a Busy Pop è che trovo sempre che i personaggi abbiano sempre un po' la stessa forma, non varia molto di fisicità. L'unico personaggio sovrappeso della serie è Minzy ed è chiaramente una figura negativa. Mi sembra che ci sia un po' questa cosa che sì. va molto di moda. Invece in Shira, per esempio, io ho apprezzato tantissimo che c'erano tantissime diverse fisicità, anche in Steven Universe, no? C'erano tutte persone diverse. Questa forse è l'unica critica che le posso davvero fare. Sarà anche nero Alastor, come lo descrive Vivienne, però non mi sembra che abbia dei tratti somatici particolarmente identificativi, no? Non ti dico tutto. Sì, esatto, un po'. Però credo anche che sia la sua forma infernale, cioè potrebbe anche... Loro sono tutti diversi rispetto a quando erano vivi. Di certo Anthony non era un uomo ragno, cioè, a meno che non fosse Peter Parker in realtà e non lo sapessimo, però... Quindi può essere una sua forma attuale, perché magari, che ne sappiamo, magari come uomo nero nella sua vita o come persona che ha avuto genitori di colore, nella sua vita ha patito la figura dell'uomo bianco e quindi all'inferno lui cerca di raffigurare quella cosa. È anche vero che c'ha la pelle grigia, i capelli rossi e le orecchie da cervo, quindi ragazzi, di cui stiamo parlando? Esatto. Direi che dovrebbe prendersi una pausa, secondo me, poverina, ne ha fatte tantissime. Ne ho fatte tantissime, però sicuramente più dilazionate del tempo, però le voglio continuare a fare. Intanto vi posso dire, guardando il mio fedele calendario, perché senza non posso farne a meno, io non mi ricordo neanche... Se vuoi annunciarlo, tu adesso vai a un evento, se non sbaglio. Sì, vado dal 17, sabato 17 febbraio, sarò al Nerd Show di Bologna per... in occasione della premiazione delle voci animate e speriamo di vincere e sarò lì soprattutto, veramente, guarda, sarebbe il mio primo premio, spero davvero di vincerlo e dopo il Nerd Show lunedì 12 febbraio prima del Nerd Show lunedì 12 febbraio avrò una live con Cichibe, che sono felicissima, sono una sua grande fan. Sì, sono veramente felice. Gliel'ho chiesto anche a lei, è stata l'unica altra persona a cui ho detto guarda, se vuoi facciamo qualcosa insieme. Ah, giusto. Mi è tornato in mente che inizio live stavo raccontando la storia, la racconto a te a questo punto. Certo, vai. Com'è andata? Mi scrive un commento sotto il video che ho fatto, in cui dicevo che il doppiaggio secondo me sarebbe stato molto bello, e io inizialmente non credevo che fosse davvero lei, perché è successo altre volte che mi abbiano scritto delle persone con il nome, insomma, che impersonavano un'altra persona. Così stavo andando su Instagram per chiedergli, guarda, sei per caso tu? Mi anticipa lei, mi manda la storia che ha fatto per ringraziarmi del video. Io là, spiazzato completamente, ho detto, oh mio santo cielo. Inizio a ringraziarla, poi a un certo punto lei mi scrive che se volessi fare qualcosa, un video, una live, sarebbe stata disponibile. Io sono andato un attimo in tilt, ero dentro un supermercato, io vi giuro, avrò girato nei reparti per 40 minuti buoni come un deficiente che continuavo a scriverle,
Non so se qualcuno mi ha guardato, ma io giravo proprio come un ebete senza prendere nulla. Adoro, adoro. Guarda, a me è successo quando, non ne posso ancora parlare perché non è ufficiale, però mi hanno invitato a una fiera molto importante di cui vi parlerò in futuro se verrà annunciata questa cosa, quando verrà annunciata questa cosa, e io mi sono sentita veramente una bimba a dire oddio mio, speriamo di farcela, speriamo di rendere tutti felici, anche perché io non ho fatto tanti meet and greet, non ho fatto tanti Q&A, a parte qui in live, quindi ho paura magari che ne so, se sono troppo stanca non appaio così solare come cerco di essere al cospetto di persone che mi ammirano, che hanno amato il mio lavoro, spero veramente di farcela, perché io sono Charlie, però ho molta meno pazienza di lei, sono una persona che si stanca molto a livello sociale, tendo un po' a scaricarmi, sono un'introversa in realtà, però spero veramente di fare del mio meglio, ho fiducia nei miei colleghi che mi staranno accanto. Ma sicuramente sì, perché una delle cose che ho imparato è che nell'ambiente del doppiaggio ci si unisce molto. Io mi sono reso conto che, avendo frequentato scuola normalmente, eccetera, non avevo mai legato così tanto con i miei compagni quanto con i miei compagni di corso quando ho fatto l'Accademia del Doppiaggio. L'arte unisce, secondo me, sì, perché alle GIO scopri delle cose, delle persone, no? Magari quando lo incontri un doppiatore non ti sta simpatico, a pelle non ti piace, poi però invece lo senti alle GIO e senti parte della sua anima, parte del suo interiore. Esattamente. No? Io infatti mi ero iscritto dopo aver visto i doppiaggi di Gianluca Ambia, presidente di Gianluca Dettorio. Perché sì, essendo io della stessa città, ho detto, sta a vedere che c'è una scuola che ha frequentato anche lui, e quindi mi sono buttato appena ho sentito che c'era. E tu hai studiato anche recitazione? Perché come dicevamo prima, secondo me è importante. Sì, sì, il corso che ho fatto comprendeva entrambe le cose, io ho fatto tutto quanto. Dalla lezione. Infatti, aspetta, ho ancora il mio libro di testo, me lo tengo ancora a portata di mano, ogni tanto lo sfoglio, che è fatto da due dei miei professori del tempo, infatti, perché io non ho talento per i nomi, Gianni Gaude e Lucia Valenti. Sono pessima pure io con i nomi, ti capisco. Sì. Bello. Poi avevo Gian Gran al corso di recitazione. Gatto. Oh. Non importa. Al corso di recitazione è una persona stupenda, mi manca tantissimo perché lei era proprio brava. Oh. Grande Gian Gran, per chi la conosce. E niente, comunque vedo che anche la chat sia un po' fermata, direi che possiamo staccare. Sì, però abbiamo detto tutto quanto. Se volete le ultimissime domande, adesso, se no. Andre, ti ho bloccato su Instagram perché mi hai chiamato 50 volte durante la live e quindi mi sono inquietata. Ho la libertà di bloccare le persone che mi inquietano e che stanno mandando troppi segnali che mi spaventano, ecco tutto. È molto semplice, basta avere senso critico e capire che magari chiamare una persona alle 10:30 di sera 20 volte non è il caso, soprattutto se non la conosci. Detto questo, scusate, volevo fare questo commento perché, visto che mi viene chiesto, Rossa, puoi cantare un pezzo della canzone di Sei tutto per me con Lucifero? Ma certo, vi canto questo e poi vado, se siete d'accordo. Vai. Allora, ricordo che io ti vedevo seduto là, così lontano, ma ogni tua storia era fantastica. Narravi sogni magici, idee incredibili, di cieli irraggiungibili. È chiaro che sogno in grande come te, e per sognare sempre rischierò. Sei tutto per me, sei tutto per me. Non ci arrivo stasera, ragazzi, ho la voce stanca. No, ma sei fantastica. Scusa, ma veramente ho la voce troppo stanca. Però, insomma, spero che vi sia piaciuta. A me è piaciuto tutta la live, tutto quello che hai fatto per me per poterla realizzare così bene. È venuta veramente meglio di qualsiasi cosa che potessi anche solo sperare.
Mario, grazie, è stato un piacere stare con te. Scusa se ti abbiamo un po' rintronato i nostri. Assolutamente, anzi, io la butto lì. Durante la prossima stagione. Ma certo, ma ovviamente, ma stai scherzando? Anzi, se riusciamo a ottenere il permesso di Vivian Medrano, pure Sperella Ova Boss, ci sentiamo. Magari, magari. Dai, certo. Poi voglio le tue idee per un'eventuale distribuzione per Love Boss, che voglio rubare un po' qua e là. Io sto cercando di capire, anche rubando un po' di idee, perché è sempre utile ascoltare l'opinione degli altri. Il cast? Chi potrebbe... Sì, il cast locale in italiano. Ci sta, ci sta. Grazie ancora, ragazzi. È stato un piacere. Grazie mille. Buonanotte. È stata veramente gentilissima. Buona serata. Grazie, grazie a te. Ciao. Grazie, io rispondo alle ultime domande e poi chiudo anch'io. Quindi tu vuoi andare, Rossa? Grazie mille. Ciao. Allora, ditemi che cosa volete sapere ancora. Tanto sistemo il cappellino. Sarà molto lunga aspettare la seconda stagione, ma non vedo l'ora. Speriamo non così tanto, in realtà. Anche per noi è stato un piacere. Buonanotte, buonanotte, ragazzi. Io sono felicissimo, sono anche molto stanco e c'ho un piccolo rompiballe qua dietro che inizia ad agitarsi, quindi mi sa che tra poco lo dovrò portare fuori. Che hai visto? Secondo voi che ci fa Lilith in paradiso? Non lo sappiamo, sinceramente. Non sappiamo neanche se sia effettivamente il paradiso, perché non l'abbiamo vista in città. Magari quella che sia l'Eden, potrebbe essere l'Eden, chi lo sa. Figuratevi, grazie a voi per essere venuti, ragazzi. Amore di Doggo. Sì, sì. Voglio bene, però non sapete quanto è rompiscatole lui. Tutto bene adesso, King? Sì, sto bene, cioè, meglio di così. Cioè, alcuni mi hanno chiesto, ma farei qualcosa di speciale per Asbin Hotel? Direi che è più speciale di così, ragazzi, non saprei cosa offrirvi. Grazie mille, ragazzi, grazie mille. È stata una bellissima live, io sono contentissimo. Secondo me chi vincerebbe in una lotta tra... Non capisco di chi stai parlando. Ma esiste il purgatorio in Asbin Hotel e l'Uva Boss? Probabilmente no, è questo che si sta capendo. Forse tutta questa storia sarà praticamente che il purgatorio in realtà non esiste e Charlie sta cercando di crearne uno con l'Asbin Hotel. Da quello che abbiamo visto, no, non esiste. Puoi farmi una dedica con la voce di Serpentius? Ma intendi la voce che facevo nel mio vecchissimo doppio? Va bene. Allora, Giulietti, potevi scegliere un altro nome comunque. Buona serata. Giulia Franceschetti in live l'altro ieri hanno fatto cose divertenti. Ho capito, adesso ho capito la citazione. Cita la live di 151, ho capito tutto adesso, voi vi riferite a quel momento, è solo che letta così non riuscivo a capirla. Sì, è stata qualcosa di incredibile i meme che si sono creati poi da quella situazione. Oh, mamma mia. Adorabile come Serpentius, ti ringrazio. Era da un botto, tra l'altro, che non lo facevo, a parte mettermi un cappellino così, con i capelli sciolti, che magari fa anche un po' la criniera. Di solito li tengo legati durante le live, però in questa occasione ci stava, in questa occasione ci stava tutto. Vabbè. Secondo, cosa ne pensi di 151 G, che lo adoro veramente tanto, lo ammiro, mi piacerebbe tanto conoscerlo, parlarci. Lui secondo me è uno di quelli che ha la più grande capacità di coinvolgimento emotivo in un artista, perché riesce proprio a toccarti delle corde dentro l'anima. Io guardo i suoi video, arriva a certi punti in cui parla con quella sua voce, con quel tono così che ti prende le corde quando ci sono i momenti commoventi. Sono uno spettacolo.
cosa ne pensi del nuovo design di Serpentius? Intendi quello in Paradiso? Mi piace, devo dire che è non me l'aspettavo, perché chiaramente non credo che nessuno di noi se lo aspettasse, però è molto carino per quanto mi riguarda. Mi sto ascoltando tutte le canzoni di Asbin Hotel da tutta la live. Guarda, fosse stato per me le avrei anche messe. Mi cioccavano la live per copyright, però. Canzone preferita di Asbin Hotel? Oddio, ne ho tantissime. Le ho adorate tutte alla follia. Allora, diciamo che nella mia top metto Di tutto farei, poi l'altra canzone è sempre di Carmilla, che canta Vaghi, come si chiama? Ti fai guidare solo dal disprezzo, insomma quella lì, e Schifo Baby. Vuoi farci vedere un'altra volta il quadro di Asbin Hotel? Certo. Ma ragazzi, Sal probabilmente lo pubblicherà sul suo Instagram. Lascio in descrizione il suo Instagram, come sempre, quindi andate a seguirlo e lo potete trovare lì. Hai preferito il doppiaggio in italiano o in inglese? Allora, ti dico solo questo. Inizialmente stavo facendo il confronto, quindi le prime 4 puntate le ho guardate sia in italiano che in inglese. Poi, sinceramente, non ho più sentito il bisogno di sentire la versione inglese per vedere delle differenze, quindi ho lasciato stare. Perché mi sono piaciute entrambe, da quello che ho sentito, però la nostra versione, la versione doppiata, è veramente molto valida, quindi... Out for Love, esattamente, per l'amore, quella lì, esattamente. Poi, in generale, tutto, io guardo quel videoclip e lo voglio anche guardare mentre lo ascolto, perché credo che la sequenza d'animazione, in quel caso, le mosse di Carmilla siano qualcosa di spettacolare a livello d'animazione. Va bene, grazie mille ragazzi per essere venuti, io sono contentissimo di come è andata veramente, ragazzi, meglio di quanto potessi mai immaginare, e ci vediamo in un prossimo video o in una prossima live. Puoi chiedere? Forse adesso vedo un attimo. Ciao ciao, grazie mille ragazzi, buona serata.